Abbiamo risolto, non abbiamo risolto, ma non so cosa dire. L'unica cosa che posso fare è cambiare il tipo di acchiappamento delle fonti e non lo so. Volendo. Ah, santa polenta. Comunque, no, dove eravamo leggevo, rimasti di Zelda? Sì, leggevo che tipo Elden Ring Enthusiast dice: non capisco come si faccia a non restare impressionati dal fatto che tutta sta roba non sia un bordello da programmare che giri su Switch. Infatti girerà è già de merda. No, secondo me girerà bene. Hanno detto già che girerà di merda. E Arachni Retro dice: su questi canali, su questi canali non si ha voglia di diventare bravi ai videogiochi o provare cose nuove. Capì? No, a noi ha detto che non vogliamo provare cose nuove. Sì, ma infatti se posso dire, perché non credo ci sia qualcuno. Infatti può leccarmi l'ano. Guarda, veramente può leccarmi l'ano, perché cioè dire una roba un a noi così di Milano così. Anche sì, perché sì, sì. Non credo che noi ci sia gente che provi così tanti giochi differenti e li porti anche a termine. Cioè, noi tre diciamo questa cosa, cioè siamo tutti e tre in sincronia per quanto riguarda... Ed è la prima volta nella nostra vita, è vero. Prima volta che siamo assolutamente sincronizzati con la nostra opinione su un gioco. Sai perché? Proprio perché ne giochiamo tantissimi. Proprio per quello. Proprio per quello. Ed è il motivo per cui ho fatto il podcast tutti, cioè, tra di noi. Tra l'altro, poi ne ho giocate di giochi nuovi questa settimana, eh? E poi parliamo di questi giochi nuovi. Comunque, per concludere il discorso su Zelda, hanno rifatto lo stesso gioco dell'uno. Ok, molti saranno contenti, però aggiungendo delle feature che chi se ne incula, per quanto mi riguarda. Per me il focus doveva essere non tanto sul crafting, ma su dungeon, cose da fare, come viene sviluppata la trama, che poi dopo non devono fare spoiler. Che magari quello lì c'è anche, però non te l'ho fatto vedere fino adesso. Ma il fatto che stiano mettendo il focus solo su quella roba lì e che la gente sia tutta esaltata per quella roba lì, chi se ne incula? Veramente chi se ne incula? Fa preoccupare, non è chi se ne incula. Esatto, ma era quello che vi avevo detto già nel vecchio trailer io. Non so se vi ricordate. Tutti era l'avevamo detto, esatto. Cioè nel senso la preoccupazione di tutti era che vedendo quel tipo di crafting così dei veicoli, delle robe, fosse troppo sandbox da risultare un letteralmente un sandbox di quelli dove i bambini giocano nella sabbia. Esattamente, è un gioco per bambini. Quello che ti fanno vedere sono le costruzioni alla Lego. Sì. E un po' che richiamano anche un po' la Minecraft, fino a un certo punto, perché Minecraft poi dopo è un po' più survival, però richiama quello. È proprio un gioco... Cioè, queste feature sono pensate per i bambini, non per un adulto. Non credo. Cioè, è come Lego, nel senso... il punto di partenza è per i bambini, ma il punto di arrivo è assolutamente per tutti. Nel senso, capito, poi da lì... Però ti caghi il cazzo. A fare la stessa macchinina 7 volte per... No, allora, quello è diverso. Cioè, quello non c'entra il fatto che sia puntato per i bambini. Quello c'entra che è una rottura di coglioni. Esatto. Cioè, quello è una rottura di coglioni. Se hai giocato qualsiasi altro gioco al di fuori di Zelda e quell'uno al mese che gioca la gente, è una rottura di coglioni quella cosa lì. Ma a dei livelli... Cioè, io guardavo la gente estasiata a parlare di come hanno costruito con un asse di legno e le ventole e la... come si chiama? Il pallone aerostatico e ci mettevano il fuoco. La mongolfiera. Ma io non voglio farlo. Più che altro allora, fosse... Io poi... Ripeto, aspetterò sempre di averlo pedala a mano perché non ci credo che sarà comodo farlo. Il fatto che tu devi prendere l'oggetto da per terra con il potere e poi con gli analogici o come sarà muoverlo, girarlo e poi appiccicarlo nell'altra cosa. Il controllo di movimento, che comunque quello lì aiuta molto poi nel momento in cui devi spostare le cose. Sì, non lo so, l'ho sempre trovato comunque abbastanza scomodo, ma in tutti i giochi e non in Zelda. In tutti i giochi in generale, dove puoi prendere gli oggetti e muoverli con gli analogici, è sempre un dilemma farlo bene, è sempre un problema. Quindi, per quello, cioè, con questa esperienza, dico che voglio aspettare proprio di avere il pedale a mano poi per decidere. Allora, vorrei chiarire il fatto, io dico che è per bambini, non perché il gioco non può essere maturo, ma perché
è pensato per dare ai bambini qualcosa con cui giocare, esattamente come i pezzettini dei Lego. Non è che se un open world va in cielo e sottoterra non può essere, cioè, non può essere un gioco per bambini. Ci sono meccaniche che sono chiaramente fatte per intrattenere il pubblico più giovane che ha voglia di mettere assieme i pezzettini per divertirsi, esattamente come per i Lego. Ok? Dimmi un altro gioco finalmente... che fa così, cioè... Un gioco finalmente punta su creatività del giocatore, motore fisico, e viene demolito. Sì, sì, è il primo nella storia, esatto, che punta sulla creatività del giocatore, non lo stiamo demolendo, il primo. Ma proprio lo stiamo proprio demolendo. C'è molta altra ignoranza a riguardo, perché esistono miliardi di giochi da cui questo Zelda ha copiato paro paro. Ma perché tutte le meccaniche che abbiamo visto nuove... sono meccaniche, ma è normale quello. Non so, sì, però non c'è niente di nuovo, di innovativo. Zero. Ma allora io ripeto che anche nel primo non c'era niente di nuovo, infatti, innovativo, appunto, però, esatto. Però era comunque un capolavoro nel senso di a capo del lavoro, nel senso era... Sai perché? Perché hanno preso le meccaniche degli altri e ci hanno fatto un gioco grande. Che è una cosa che è ottima. Certo, però... E quello che mi dà fastidio è che la gente grida al miracolo, piscia dalla finestra quando crede di vedere chissà quale innovazione o il futuro del gaming. Non lo è. Poi io voglio anche un attimo far capire alla gente a casa che non... cioè, secondo il mio punto di vista, non sarà il gioco per far macinare centinaia di ore alla gente fatto per quello e basta. No, secondo me non sarà allora, Assassin's Creed. Aspetta, mi spiego. Non credo. Da come lo stanno mostrando con queste meccaniche, rischia di poterlo essere, esattamente come lo erano i Sacrari nel primo. Ma non sarà quel... sarà il gioco fatto per... far macinare 100 ore, robe del genere. Però così, nel momento in cui ti costringono a costruire più di una macchinina, più di una zatterina, per me mi stai un po' forzando a perdere tempo. Allora, da quello che ho visto, sembrava, però era la preview. Ragazzi, finché non esce il gioco, queste cose non lo sappiamo. Però il fatto che abbiano fatto un intero direct riguardo a questa feature qui e che tutte le preview siano incentrate solo su questo, a me è dato a pensare che sia diventata proprio la cosa più importante del gioco. Poi magari non lo è. Come abbiamo detto la volta scorsa, magari è un gioco che ha i dungeon, sarà una roba fighissima, sarà un vecchio Zelda con questa meccanica qui. Però loro stanno puntando al 100% sulle preview. Cioè, scusami, al 100% sul crafting. Ci stanno facendo vedere solo quello. Il problema infatti è la campagna marketing, tra virgolette. È quello che mi preoccupa. Ma infatti è la cosa con cui siamo partiti con la discussione. Le anteprime mi sono sembrate un attimo preoccupanti dal punto di vista che tutti erano entusiasti di parlare di questa cosa qui che non lo so. E mi sembrava un parlarne un attimo forzato. Per molte cose no. Mi sono piaciute un sacco di altre cose poi che hanno fatto vedere nell'anteprima. Per quanto leggiamo poco la chat durante il podcast, ragazzi, intanto abbassate i toni, non siamo hater di niente, perché credo sono che un pochino col culetto bruciato. Prima di tutto io sono uno dei più grandi fan di Zelda e Nintendo al mondo, e gli altri due lo sanno benissimo, infatti io mi hanno sempre preso per il culo. Io odio invece Zelda, io ho odiato quelli in mezzo. Primo, io Breath of the Wild per me è incredibile, è un capolavoro assoluto. Allora, vi spiego esattamente qual è il problema, perché poi tra tre persone che parlano e che sembriamo che stiamo dicendo la stessa cosa, in realtà abbiamo inclinazioni diverse sulla stessa cosa. Vi posso dire la mia, ok? Il mio problema con questo Breath of the Wild che hanno presentato non è il gioco in sé, perché non è uscito e non hanno fatto vedere niente del gioco in sé. Soprattutto delle cose principali. Esattamente, non hanno fatto vedere nulla, i dungeon, non sappiamo niente, il loot come sarà, non sappiamo nulla, quasi nulla. Quello che a me turba è che nessuno di quelli che ha fatto l'anteprima, facendo vedere quello che ha fatto vedere, non abbia detto: io non ho voglia di passare 100 ore a fare queste cose qui. Quello a me ha turbato, perché è come far vedere uno che va alla preview di uno sparatutto in prima persona e passa 3 ore a cercare fusibili in giro.
e dice bellissimo. Io dico, non può essere bellissimo fare questo. Magari piace sempre a qualcuno, non ma è, non esatto, ci credo che comunque, tutti dicono aspettate, nessuno veramente. Vorrei anche mettere l'accento su questa cosa. Capisco avere dubbi, ma insinuare che altri siano falsi, ovviamente poi qualcuno alza i toni. Nessuno ha detto che gli altri sono falsi. No, semplicemente, no, quando tu vieni invitato ad un'anteprima, sei ovviamente esaltato per quello che stai vedendo. Il motivo per cui abbiamo anche rifiutato io e Karim di andarci, a parte il fatto il poco previso e tutto. Perché è normale che quando vai in un'anteprima sei contento, in generale, ok? Non abbiamo detto che chi ha fatto l'anteprima è falso. Quello che abbiamo detto è che chi è andato all'anteprima, tutti, hanno messo solo il focus sul crafting. Ed è quello che mi preoccupa. Non che loro siano contenti del crafting, ma che Nintendo gli abbia fatto vedere solo il crafting. Va meglio messa così? Sì. Sono stato chiaro? Non gli avrebbe fatto vedere solo il crafting, però sì. Nella, cioè nella piccola porzione che gli hanno fatto giocare, il focus era su quello. Sì, sì, no, era, era quello il focus. Per esatto. Perché altre cose che mi sono piaciute è anche stata tipo la varietà di nemici, che non è tanto diversa dal primo, ma un pochino sì. Cioè, hanno aggiunto nemici nuovi, hanno aggiunto specie nuove. Il fatto è che anche i nemici hanno armi diverse, armi. Possono fondere le armi, robe del genere, quindi ti trovi in condizioni sì, pari. No, quella cosa lì è figa. È molto figa quella cosa lì, sì, assolutamente. Hanno fatto vedere, mi pare, anche il fatto che se cadi da un'isola puoi tornare su svelto con un teleport, mi pare. Sì. Che era uno dei miei dubbi. Era uno dei dubbi, sì, che sarà. Era uno dei miei dubbi più grossi che avevo, quello, Cioè, se non c'era, infatti, droppavo il gioco alla prima caduta. Io il lì. Problema per me è che Nintendo sta puntando troppo il focus su questa meccanica che per me non è abbastanza per rivendermi il seguito di un gioco. La ciccia deve essere da un'altra parte. Belle meccaniche, però per me sono relegate a un DLC del primo, una piccola espansione del primo. Se posso non farlo e andare avanti tra easy, va bene. Hanno detto che puoi farlo. Allora, però se loro hanno messo la gran parte dei soldi e delle risorse in quello, ti viene da pensare che se tu hai 10 euro e 9 li spendi per programmare il crafting e uno lo spendi per il resto, un po' di dubbi ti vengono, perché sappiamo tutti come si sviluppano i videogiochi. Cioè, comunque i soldi e le risorse vanno da qualche parte, se vengono utilizzate al 100% per fare questa meccanica qui, meno sul resto, un po' mi rode il culo del meno sul resto. Ma ancora non lo sappiamo perché il gioco non l'abbiamo visto. Ad ora abbiamo tante meccaniche di crafting, di cui diciamo che ce ne frega fino a un certo punto, avremmo voluto vedere altro. Fine. Non mi sembra di aver detto chissà che cosa. E non mi sembra di aver detto sì, sarà un gioco di merda. Ho detto che sono molto preoccupato perché nelle ultime 3 settimane... prima del lancio si parla solo del crafting e non di come è strutturato il gioco. Poi magari domani esce un'altra anteprima che mi dice che ci sono i dungeon, cose da fare incredibili, ok, ma fino adesso si parla di fare le macchinette, le zattere, e sinceramente chi se ne cura. Hanno detto che devi comunque cucinare. Devi cucinare, esatto. Sì, anche detto con che le ricette, però il ricettario non è una guida. Hanno fatto vedere il ricettario, ma non serve per che cucinare fa veloce. Sì. Poi l'altro mio problema del guardare quelle cose lì è che io ho fatto 120 ore su Breath of the Wild prima di non riuscire a finirlo, tra l'altro, sempre per problema che mi si è brasata la Switch. 120 ne avevo passate, ok? Quindi con la guida, avevo comprato la guida perché mi era piaciuto tantissimo e quindi stavo facendo proprio tutto il possibile. Ma anche dopo 120 ore... Avete presente quando c'erano i bauli di ferro tipo nei laghetti o sopra le cose, e tu dovevi usare il potere magnete per tirarlo su e portarlo a te? Non riuscivo comunque a farlo per bene. Non riuscivo, dopo 120 ore continuavo ad avere un problema con i e io quello, perché io comunque ho le mani tozze e il joypad della Switch è proprio tutto piccolo. Allora, secondo me non sarà così per il crafting, perché con il magnete aveva quella specie di arco e te lo rendeva mollo per rendertelo un po' più complicato apposta, sì. Non so se ti ricordi. Sì, io spero che sia sicuramente non più... Non credo che sarà così, sarà una cosa più diretta. Però io non... ho visto anche che tu devi inclinare sull'asse il tipo l'evento... Io non ho grossi dubbi su quello, secondo me l'hanno pensata bene. Perché tu giustamente stai pensando al baule, però quello lì era più una meccanica
meccanica di gameplay per renderlo un po' più complicato, perché sennò premevi il tasto e il baule ti arrivava di fronte, lo aprivi e avevi fatto. Dovevano rendertela un po' più complicata. In questo caso non c'è la curva di magnetismo, c'è un cavo diretto, diciamo, sposti l'oggetto e lo fai molto semplice. Secondo me non sarà così complicato a livello di comandi. No, no, ma non era complicato, era non credo, cioè tu sarà lo prendevi così scomodo. Ed era sì, tutto molle il baule, no? Sì, esatto. Cioè, secondo me poi sarà molle, sarà così. Perdi tutta la precisione, se appunto, molle, quindi l'avranno un po'. Non credo che sarà così. E io ho comprato il Joypad Pro, però l'ho comprato dopo. Troppo tardi l'ho comprato, perché se no l'avrei usato molto prima con Zelda. Io spero sia incredibile, perché comunque sto mese esce di tutto e io spero che tutto quello che esca sia incredibile, proprio perché per l'amore dei videogiochi. Anche se l'ultima roba che è uscita, che è Jedi Survivor, non è che sia partita proprio benissimo. Vabbè, quello è... Ha fatto pure un post su Twitter, ha chiesto scusa? Sì. Non l'ho letto perché non me ne frega troppo però, a me. Però, però a, me, okay. A me gira il cazzo, perché non è che dopo il Day One dici ah scusate... Come scusate, lo sapevate? Ma che non lo provano nel computer. Esatto. Cioè, ma anche su PlayStation non girava benissimo. No, neanche su Xbox. Non gira bene da nessuna parte, però su PC è praticamente merda. Sì, sì, è una merda. È abbastanza, sì. Però, come? E perché? Cioè, perché non partiva proprio, cioè dici... Cazzo, non l'avete mai avviato? Allora, dal developer, credo per problemi di comunicazione tra Electronic Arts e Steam barra... Ma la maggior parte o quello sì. O per i driver con Nvidia, un computer con i driver Nvidia, okay. Però comunque... È probabile. E quello magari non lo puoi prevedere in tutti i computer, quello lo posso capire. Cioè, non lo fa nessuno, è impossibile che un gioco non parta, ma va bene. Cioè, diciamo che almeno... Poteva capitare a tutti, ma guarda caso proprio Electronic Arts. Esatto. Però il fatto che il gioco giri così male, cioè, chiedere scusa, anche vaffanculo, insomma. Cioè, aver programmato una roba così, lo sapevi. Non potevi non saperlo. Non credo... O l'hai provato su un computer perfetto... E purtroppo succede quando programmano specialmente su AMD... E con le DirectX 12, cosa che hanno fatto entrambi qui, e boh, vabbè, e quindi... Vabbè, sì, devo aspettare, perché tanto non devo né fare in live né fare niente, lo aspetto, però mamma mia... E io lo proverò domani, però comunque il problema rimane il fatto che loro non abbiano buttato fuori un porting così, peggio di quelli che butta fuori Sony, è incredibile. Madonna, quindi, sì. Boh. Ha fatto, cos'è stato, 25 giga di patch per The Last of Us settimana scorsa. E per forza anche quello era messo malino, eh sì. Ma no, beh, gli altri Sony non mi pare abbiano avuto problemi. Sì, ha avuto problemi anche Horizon, ha avuto grossi problemi. Ah, è vero. God of War non mi ricordo se aveva gravi problemi. Spider-Man, mi sa che God of War. No, Spider-Man God of War mi sa che... No, Spider-Man era perfetto. Esatto, Spider-Man è uscito bello liscio. Non mi ricordo God of War, però God Horizon War, e coso sì, sicuramente. Ma The Wild Arts. Wild Arts aveva altri problemi. FIFA, io FIFA fino a 2 mesi fa non riuscivo ad avviarlo. Ogni lunedì, per farlo la sera in live, prima dovevo disinstallare e reinstallare l'anti-cheat. Cioè non mi oh madonna santa. Cioè, e comunque a me... E ogni volta che lo avvio mi parte la partita di tutorial all'inizio. Ogni volta che lo avvio che palle. Ci metto quel minuto in più per avviarlo ogni volta, per dire. Non so che altri giochi EA siano usciti bene ultimamente. Dead Space di EA, mi pare. Ah sì, Dead Space. Anche Callisto non era andato tutto bene. Vabbè, Callisto non è facile, era un triplayer. Aspetta, voglio provare a fare quadrupla, scusami. Vediamo. Però, continuate, sì. Continuate. Io tanto voglio provare a fare l'altro, un magheggio. Cos'altro c'è da parlare prima dei giochi che abbiamo giocato? È uscito il trailer di Armored Core 6. Giusto, Armored il Core. Il fuoco del Rubicone. Mamma mia. Che io, cos'è il Rubicone, ragazzi? Perché il Rubicone è il fiume qui in Romagna. Ma sai che pensavo anch'io a quello? È l'unica cosa che ho trovato cercando. Se cerchi Rubicone, quello è. Se cerchi Rubicon e della Jeep, la macchina, non trovavo nient'altro. Cos'è il Rubicone?
Effettivamente. Vi ho invitato la chiamata, non so se potete vedere o fare altro. Aspetta, adesso arrivo. Sì. Cioè, qualcuno mi dice Rubicon è il nome del pianeta, mi ispira, quindi è in Romagna, okay, un pianeta romagnolo. Sì, sì, sono ispirati quando è venuto in vacanza qui. Dici? Me lo immagino Miyazaki, Miyazaki in Romagna. In villeggiatura. E io vi ripeto sempre che Al Kogan è andato in vacanza a Monopoli anni fa, quindi può essere, tutto può essere. quindi boh. Io l'ho visto e non mi ha suscitato niente, purtroppo, perché Armored Core. Però una cosa... Vedere, voi lo giocherete? Avete... Sicuramente sì, solo che non è proprio per me il genere per me. Allora, io non lo so, io non lo so se è per me. Sicuramente lo gioco perché fino adesso From Software non mi ha mai deluso praticamente, quindi ci dovrà essere una volta, no, che mi delude, no? Sì. Quindi no, non lo so in realtà, però no, vabbè, non è che il trailer ti ha deluso perché ti dava i giochi e niente, non funzionava, che mi piacevano, sì. Esatto, cioè ci sta che sia è semplicemente un gioco diverso. Sì, esatto, magari semplicemente magari non mi interesserà, non lo so. Però il trailer mi ha gasato. Sì, il trailer è figo, è che forse non sono fan dei gameplay con i robottoni, probabilmente. Cioè, preferirei essere un umano che combatte i robottoni piuttosto che i robottoni stessi. È vero, io non sono fan dei robottoni in generale, ma in realtà mi sono accorto di sì, nel senso... Hai scoperto a 30 anni di essere fan. No, nel senso che mi fanno cacare tutte le cose con i robottoni, ma quelli colorati. Perché se ci pensi, Metal Gear mi piace, e il Metal Gear è un Metal Gear. No, ma infatti Metal Gear però non è un gioco di robottoni. No, dico però il robottone Metal Gear mi piace. E questi qui come estetica sono tutti dei Metal Gear, non sono dei Gundam. No, ma a me piace, tipo guardare la roba con i robottoni, a me piace di più che giocarla, capito? Ma già questa cosa l'avevo già capita dai tempi di Shogun Mobile Armor, che era questo sparatutto in terza persona dove sei un robottone, che non lo so, non mi dava la stessa sensazione bella di sparare con una persona. In terza persona, per dire. E quindi non ne ho mai... Anche Zone of the Enders, esatto. Quelle cose lì, le ho sempre giochicchiate, però non so, non erano tanto per me. Però io credo che l'evoluzione di Miyazaki sia stata quella... L'unico obiettivo di tutti i Souls, compreso Elden Ring, fosse di farci giocare tutti ad Armored Core, secondo me. Era lui, perché... Sì, perché lui è tornato a fare Armored Core dopo 5.000... Era solo una campagna pubblicitaria per farmare successo e poi bravissimo. Ci sta. Bravissimo. Secondo me era l'unico motivo per cui ho fatto uscire Elden Ring, era per farci comprare Armored Core. Secondo me. Diventare famoso un'altra serie per poi farci giocare quello che voleva lui. Esattamente. Bastardo. Te lo ricordo, adesso guarda, avete presente quel piano? Adesso vi tiro fuori una roba che ogni tanto mi ciccia fuori. Kuro. Quel personaggio di One Piece, quello che c'aveva le unghione lunghe, proprio uno dei primi personaggi di One Piece, che aveva fatto questo piano ventennale per prendere il posto, i soldi della famiglia a cui lui faceva il cameriere, poi arriva Rufy e lo devasta. E per me quello, cioè Kuro, per me è più o meno Miyazaki. Un a lungo raggio. Comunque sì, termine, Moro. A lungo termine, grazie, non mi veniva. Okay. Un coraggio. Però il trailer, dicevo, mi ha gasato. Cioè, dal trailer sembra figo. Era sembra un bel anche, trailer, sì. Sembra anche molto... Perché il problema di solito con i giochi con i robottoni è che sono effettivamente robottoni anche da giocare, quindi è tutto pesante, meccanico, è tutto così, quindi un pochino è fastidioso giocarlo. Però sembra Gli è convinto allora. No, perché è vero, ce lo capisco. No, però questo qui sembra molto più fluido in realtà dal trailer che si è visto. Poi non lo so, aspetto di giocarlo perché tanto esce il 25 agosto, abbiamo un po' di tempo. Sì. Però il fatto che esca il 25 agosto dà anche il focus sul fatto che magari per settembre ci possiamo aspettare il DLC di Elden Ring. Probabile, sì. Sempre per farti vedere.
Sì, no, è probabile. No, forse 25 agosto, già settembre un po'... magari ottobre. Per ottobre. Perché credo ce l'abbiano praticamente pronto il DLC, solo che giustamente stanno puntando il focus su quello. Un po' come Microsoft con Fable, solo che lì... bestia! Ma non ci stanno lavorando a Fable? Sì, ma sai chi ci sta lavorando a Fable? Mm. Quelli di Forza Horizon. Ci sta! Ci sta alla grande. Bellissimo. Beh, il mondo ce l'hanno, basta sostituire le macchine con gli NPC e sei a posto. Bello. È per quello che doveva uscire Forza Horizon, i DLC di Forza Horizon, e poi si poteva iniziare a parlare di Fable. Ok. Grazie, Gabriel. Comunque, vedremo, anche perché io non ho mai giocato ad Armored Core e a malapena so di cosa si tratta, quindi... Lì proprio vado insieme. Lì vado proprio a fiducia cieca per la casa produttrice. Ma, che può essere un grande male, questa cosa. Il 25 però... agosto è un venerdì, ne riparliamo il 27, dai. Mm. Alla moca deve... Sempre venerdì, mortacci loro. Sì, però è fatto bene, perché così dopo ne possiamo parlare alla moca, no? Sì, sì. Ben pensato. Secondo te lo faranno magari un pack di vecchi Armored Core, almeno quelli regolari per PC? No. Niente? Perché, no, anche perché hanno detto perché sarà un reboot questo. Però si chiama Armored Core 6. Infatti non ho capito, però sarà un reboot, quel che hanno detto Miyazaki. Bene. Va bene. Infatti non ho capito perché l'hanno chiamato Armored Core 6, sti coglioni, ma... No, io Gabriel, a differenza di quello che si mi lantava in chat, io provo un po' di tutto, quindi non ho capito perché quel commento. Lo proverò sicuramente. Non è che se ci sono i robottoni non lo provo. Ho giocato gran roba con i robottoni, come quel picchiaduro lì che non mi ricordo più come si chiama, che era basato solamente un 1v1 di due robot che si menavano all'interno di una città, ed era anche abbastanza fico. Godzilla Save the Earth. No, non però mi ricordo. Con i robottoni. Tipo, ma con solo con Mecha Godzilla, però. Però è così. Hawken? Era Hawken, vediamo. C'erano poi altri giochi presentati, non mi ricordo. C'è stato... Non lo era. Unrecorded, se vogliamo parlare di Unrecorded. Unrecord, scusa. Mm. È che... Beh, sì. La gente è presa bene perché è andato di nuovo in virale, tra l'altro. Ma perché da vedere, roba... cioè, lo vedi, è incredibile. Spaventoso. No, da sì, solo che era già andato in virale mesi fa, l'anno scorso, quindi non capisco, la gente è impazzita, ma già l'hanno fatto vedere questa cosa. Sì, anzi, sì. Vi dirò di più, ce n'è uno simile, però horror, che deve uscire su Steam. Sì, Paranormal Tales. Bravissimo, Paranormal Tales, che è uguale sempre bodycam, però horror. E tra l'altro vi dico ancora un'altra roba, giusto perché noi appunto non giochiamo niente. C'è un c'è lo stesso sarà il coso della punta il focus. No, perché se lo dicono vuol dire che ci credono, e se ci credono 1v1 al bar. Io vi ricordo, dopo vi dico che cazzo ho giocato sta settimana, tra l'altro. Anche io ve lo dico, 9 su multiplayer, ragazzi, eh. Oh, io voglio capire cos'è quel gioco lì, Moro, tra l'altro, 9 su multiplayer. Comunque sì. C'è un'antologia di horror molto carina, che purtroppo non mi ricordo come si chiama, dove all'interno, tra tutte le antologie, ogni gioco dell'antologia ha uno stile diverso, e uno Stories di quelli Untold. No, non è Stories Untold, e uno di quelli era una bodycam di un poliziotto che va a casa di uno che viene attaccato da un'entità di un altro universo, ed era già quello, aveva un concept molto figo con la bodycam e la pistola in mano, era molto bello, però era fatto, era super indipendente, quindi era così così, però insomma, quindi io però sono curioso di vedere che ci faccia sboccare malamente. Ma il problema è quello, ma anche poi è pieno su internet anche di video analisi del perché sarà una merda, molto probabilmente perché la telecamera qui non è il fatto che la telecamera lì è il trailer che si è visto è fighissimo, perché ha questo fisheye da GoPro con questo filtro che lo rende un video. Sai che cos'è? È un gioco del VR, sembra... quando veniva acchiappato anni fa, quindi un occhio solo. Però con una grafica che funziona da morire, cioè con quei filtri così sembra effettivamente reale. Cioè, sembra un footage vero. Esatto. Sì. E tra l'altro hanno avuto anche l'accortezza di, essendo un footage, quando ci sono le...
le persone gli blurrano la faccia, sì, così si levano dalle palle il dover mock-up, le cose, esatto, l'espressione. No, ma anche perché sicuramente se vedi un NPC capisci che è un videogioco. Sì, sì, tantissimo. È difficile, sì, fare le facce, robe del genere. Quindi sembra esteticamente bellissimo. Poi se metti in pausa e stai a guardare te ne accorgi. Però sì, funziona da Dio, illuminazione, filtri, riflessi, sì, 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 funziona da Dio. Ha dovuto far vedere. Ha fatto un video, che era finto. Ha dovuto far vedere un video per far vedere che era vero, sì. Però il problema sono tutte le animazioni, cioè lui quando mira, cioè c'ha la pistola così, quando esatto, giochi cosa fai? Perché lo non stesso è... dubbio che avevo io, sbocchi. Perché non è un gioco VR, quindi non puoi... Cioè, capisco il realismo, perché dà realismo tutta l'animazione traballante, robe del genere, il caricato, sono fighissime secondo animazioni, me scenderà un po' a patti video con la cosa, o saranno quick time event. Secondo me invece uscirà, sì, una, no, merda, sai? No, uscirà che non è, che sarà la metà di bello di quello che abbiamo visto, perché altrimenti cioè, o lo rendi bello da vedere o lo rendi, sì, ottimo da giocare, esatto, secondo è me lo stesso non problema sono... che c'è sempre ovviamente, e sì, quindi che palle. Vabbè. Sì, perché sarebbe fighissimo, cioè il fatto che appunto la bellezza la dà anche tutti i movimenti e le animazioni, solo che quel movimento e quelle animazioni in un videogioco con pad alla mano, mouse e tastiere, non VR, non le puoi avere perché non ci capisci un cazzo, a meno che proprio te è molto scriptato, quindi te quando vai per mirare uno e spari, cioè come Doom, nel senso secondo me così sarà spari così e colpisce il bersaglio anche se non anche perché ripeto tu hai la mira dallo sterno con le mani sopra, quindi mirare o diventa un incubo come lo era Resident Evil 7, che era pensato un po' per il VR, quindi miravi un po' con il naso e non con gli, cioè, non so spiegarlo come era Resident Evil 7 mirare, però era veramente strano e sbagliato, e qua c'è lo stesso rischio. Sì. Quindi non vedremo, puoi prendere tanto per comunque bene la mira. Comunque sarà un... cioè probabilmente non sarà neanche un gioco vero, sarà... Beh, vabbè, ma è una bella sarà idea. Che va bene, se è un'esperienza. Sì, sì, esatto, no, esatto, se è una bella esperienza. E per la serie, che non proviamo mai niente di nuovo, sui nostri canali questa settimana io ho giocato Volcano Princess. Ho visto. Che è un gioco meraviglioso e si tratta di... È difficile spiegarlo. Com'è che si chiamano le cose come Doki Doki? Una visual novel. Visual novel. Dove cresci una ragazzina... decidendo un po' cioè, tu sei il padre di questa bambina la cui madre è morta, quindi lei dipende tutto per tutto da te, e tu diciamo che le metti, puoi decidere di farle fare esercizio fisico, farla studiare, farla dipingere per aumentare i suoi perks, quindi diventa più intelligente, più forte e ha i suoi gusti. Poi questa ragazzina cresce e tu usi il padre e anche la ragazzina, che quindi si deve relazionare con altre persone, devi decidere se diventare più o meno amico di qualcuno, per poi andare a finire dentro dei dungeon, che sono combattimenti a turni, e in base alla sua abilità lei può diventare appunto una guerriera, può decidere di aggregarsi a questo o a quello, o diventare una dama di corte oppure la papessa. Insomma, cioè, è proprio una roba incredibile. E tutto questo da questo gioco cinese... come si dice, cioè appunto visual novel, che è una cosa eccezionale. Anche il mio gioco cinese è quello 9 in quello no... altro. Quindi è veramente veramente un ottimo titolo che sono riuscito a tradurre, tra l'altro con Auto Translator, visto che tutti me lo continuano a chiedere che cos'è il traduttore che utilizzo per tradurre i giochi Unity, si chiama Auto Translator. Ed è un gioco bellissimo che purtroppo ho abbandonato perché non lo guardava nessuno. Però almeno ce l'ho provato. Sono anche tosti da seguire. Lo sono, cioè, lo sono. Ti perdi altro... un attimo, non te lo guardi più. Poi. Sì, poi più che altro il gioco era in cinese. Dovevi aspettare un paio di secondi che traducesse. Che traduceva sì, anche sì, abbastanza bene. Però purtroppo è così. Quindi sì, noi ci proviamo a provare roba nuova, però purtroppo non a tutti interessa. È difficile interessa che funzioni così tanto in live. Una cosa però era veramente bello, io lo consiglio. Ci vuole tanta se... attenzione. Sì, esatto. Cioè, è tutto scritto più che altro, quindi ci sta. Ma infatti va bene, non è che chissà che cosa. Però è un titolo che consiglio di recuperare, perché dà tante emozioni,
poi sei il papà, quindi si chiama Volcano Princess, da tante emozioni ed è per me un bellissimo titolo. Giocato comunque 6 ore, sì esatto, ma siamo arrivati a metà perché la bambina te la danno che ha 5 anni e io sono arrivato a 12 anni, però lei dopo diventa adulta e credo che ci siano le romance sia per il padre che per lei, insomma. Quindi il gioco era tutto da scoprire. E invece questa settimana noi abbiamo giocato Dead Island. Cazzo. Ah, che l'ultima volta avevate parlato. L'avete finito? No, noi l'abbiamo giocato in realtà ancora... siamo a metà, credo. Allora, io ti voglio dire questa cosa senza rovinarti un po' l'esperienza. Il gioco era medio. Ambientazione per me è da 10. Come hanno creato il mondo per me è da 10. Poi ti dico la mia su come com'è tecnicamente, perché... Tecnicamente ottimo, i nemici si spaccano benissimo, veramente zero focus sulla trama purtroppo, ma devo dirti questo, delle mie 11 ore mi pare, le ultime 3 sono state merda. Sì? Sì, mi hanno rovinato tutta la percezione del gioco e quasi mi verrebbe da dire che non lo consiglio per le ultime 3 ore di gioco. Da solo, in solo, sì. Esatto. È diverso. Allora, è vero, giustamente, abbiamo giocato 2 ore da Karim e il gioco era quasi completamente diverso. Quello che io in solo ci mettevo 2 ore a farla, con Karim ci abbiamo messo 40 minuti. E infatti noi stiamo andando abbastanza svelti nelle robe che facciamo, però io ho fatto il prologo 5 volte. Perché mi crashava la prima live l'abbiamo fatta con io che dovevo rushare i checkpoint perché dove poi mi crashava e dovevo controllare ogni volta se crashava sì, non è EA per dire, quindi non lo so. Madonna. Però solo a te devo dire, non ho letto sì, di no, nessun sono, altro ma anche sfiga. Cercando su internet pochissima gente ha avuto questo problema, quindi ma infatti probabilmente mi bastava anche un riavvio del PC, non lo so, però comunque ho fatto il prologo 5 volte io. E una di queste 5 volte mi sono messo a farlo proprio con calma, godendomelo. Perché ti eri appassionato dopo la quarta volta? No, era la seconda, era la seconda volta questo. E porca vacca quanto è fatto bene, però. Sì. Perché, tipo, per fare un esempio, nella prima casa all'inizio, appena... la prima casa proprio che arrivi con il gioco, c'è una stanza dove ci sono queste teche di vetro nella stanza, sì. Dove c'è una sciabola dentro, che te se puoi rompere l'allarme per rompere poi la teca e prendere la sciabola, che è un'arma più forte, cioè un'arma particolare, tra virgolette, sì. Ed è pieno di queste cose qui. Sono dettagli incredibili, sì. E sono cose fighe. Che in multiplayer questa parte del gioco qui te la skippi completamente, purtroppo, a meno che non stai lì con gli amici, cioè, solo sì, che in multiplayer sì, fare no, queste cose qui è difficile, sì, è sì, sì. Però in single player queste cose qui sono fighe. Il fatto è che poi in realtà come è fatto il gioco puoi giocartelo in multiplayer con gli amici, poi quando i tuoi amici non ci sono per giocare te comunque puoi giocare in single player e andare a farti tutte queste cose, sì. quindi ci può stare come cosa alla fine, perché sono molto carine queste no, cose molti, qui mi andato, le case mi andato, sono realistiche perché sono ogni bellissime. Casa è caratterizzata, ogni stanza è caratterizzata, hanno fatto veramente un ottimo lavoro sotto quel ma punto è, di vista è lì. Incredibile, sarà che non se lo aspettava nessuno forse che no, avesse ma una allora, qualità così il problema è non è tanto quello che dici tu che va benissimo, perché è bello che ci sia materiale sia per chi gioca in singolo sia per chi gioca in co-op. Il problema è che comunque ha una certa... E che sono separati, cioè che dovresti giocarlo sia in singolo che in co-op. Per no, non è tanto quello. È che il gioco in singolo perde tantissimo poi. Al di là di questi piccoli dettagli che sono molto belli, la trama non è abbastanza mordente, non ti viene raccontata in una maniera abbastanza dinamica, diciamo. No, fa cagare come te la raccontano. Esattamente, e te la raccontano così perché tu nel frattempo stai chiacchierando con gli amici, dici pronti, ci siete tutti, andiamo, mini cutscene, orda, ammazza, mini cutscene, che va bene tra amici, perché se dopo parte il pippone di uno che ti racconta con la cutscene seria e tutto quanto,
in quattro vi rompete magari le palle. C'è stata una cutscene incredibilmente bella, che non dico perché forse è un po' troppo dimmi spoiler, la zona. È quando muore un tizio. Ok. Sì. Forse ho capito chi è anche. Sì, penso, cioè... Quello che abbiamo fatto in live, mi sa. Cioè abbiamo fatto in live, esatto. Mi sa di sì. Quella cazzo lì è bellissima, eh. Sì. Però non sono tutte così, naturalmente. Quindi... Ma anche quella cazzo lì, sì, è... Però è pochino. Non te la godo... È pochino... Cioè, è una roba figa, è una chicca. Ecco. Esatto, sì, il problema è che non sono tutte... Cioè, però è subito solo dopo quella. Succede altro, e, parti, mm. E quindi non ti rimane molto di quella cosa lì. Te la ricordi lì per lì, ma... Ma te la ricordi forse anche perché è l'unica. Esatto. Sì. Quindi in solo, purtroppo, il gioco non mi ha dato gran mordente. Una certa, gli zombie sono diventati sempre più duri, non morivano più... E non avendo fatto secondarie, le ultime 3 ore di gioco per me sono state io con tutti gli zombie livello teschio. Ma voi lo sapevate che potevate livellare le armi al vostro livello? Sì, sì. Io l'ho scoperto l'ultima volta. L'abbiamo scoperto l'ultima, ecco. È anche, quello anche mi ha un po' rovinato... Cosa vuol dire livellare? Io le voglio potenziate. No, c'è proprio puoi alzare il livello. Cioè, le armi hanno un livello che può essere, okay, che può legato essere al tuo. Legato al tuo, sì. Tenendo premuto F1, te lo maxa al tuo livello. Sì, tra l'altro F1 e F3 i tasti della tastiera. Sì, ma perché? Sì. Mamma mia. Scusa, ma questo te lo spiega il gioco in un qualche modo? O dovevi no, se ne è accorto Marco mentre giocavamo. C'è scritto piccolino. E capisco quello che dice Karin, che ti rovina un attimino l'esperienza, perché... Non ha troppo senso per il genere di gioco che fare. Che dovrebbe essere tutto qui. Loot. Sì. In più hanno migliorato la cosa del loot, secondo me peggiorandola, che nei vecchi Dead Island il loot era un po' inutile, nel senso te ne arrivava tanto e tu rompevi facilmente le armi e quindi dovevi o potenziarle e repararle oppure sì. Le sostituivi. Qui io mi sono ritrovato dopo 2 ore ad avere l'inventario pieno, esatto. Pieno zeppo di armi, tutte al mio mai. Livello, tutte... Esatto, quindi ho iniziato a buttarle proprio. Io ne puoi avere 8 nei tasti e altre 8 nell'inventario. Io ho detto che me ne... Cioè, è pieno di roba che non me ne faccio niente. Quindi... Il gioco per me, io non l'ho ancora finito, non credo mi manchi tantissimo, però neanche troppo ti poco. Ti sei fermato, insomma, dove eravamo noi? Esatto, sì, mi sono fermato ancora un pochetto. Più o meno è un po' più della metà dovrebbe essere, sì. Ma però... 2/3. Solo che mi ha ucciso qualsiasi tipo di stimolo giocarci, perché non c'è nient'altro se non affettare zombie. E affettare zombie è carino... Però non così tanto bello, secondo me. Nel senso, è uguale ai vecchi Dead Island, ovviamente migliorato tecnicamente. È molto meglio, però sì, capisco. Cioè, il fatto che te dici, anche se puoi tagliare le gambe, esplodere teste, uccidere lo zombie in mille modi, però è sempre uccidere quello zombie. Sì. Esatto, anche l'esplorazione... La mappa... Ci vuole tanto ad ucciderli, perché come dicevo la volta scorsa, non è Dead Rising che va in giro come uno schiacciasassi. Cioè, qua uccidere uno zombie comunque ti ci vuole un attimino. Esatto, in più è verissimo che la mappa è fighissima. Tutte le mappe, le minimappe, sono tutte fighissime. Il problema è che sono sono finte. Cioè, non c'è interazione, non c'è niente se non un po' di loot. No, è che l'interazione che dicevo, è quello che dicevo io prima, è... A me piace molto, però posso capire benissimo che uno non gli piaccia quella cosa lì, perché l'interazione che c'è con le mappe sono degli enigmi per sbloccare una stanza, magari. Sono quelle le interazioni che ci sono, però non è l'interazione di... non è interazione sandbox, anche lì, tra virgolette. Devi fare quell'enigma lì, l'esplorazione è quella, un enigma. Sì, esatto, però quello che la cosa figa è che tu fai l'enigma in una casa che non è anonima. Era quello che mi ha colpito molto. Quello no, mai. E infatti era carino, ma a sto punto, cioè, non cozza bene, secondo me, la bellezza della mappa con il tipo di gioco che è Dead Island. Perché poteva essere di più. Sì, sì. Sì, cioè, sembrano due cose diverse. Sembra che abbiano fatto questa bellissima grafica e questa renderizzazione della città incredibile per un gioco veramente
bruttino. Esatto, secondo me. Cioè, esatto. Non lo so. Allora, per me non è bruttino, però capisco sì. Finiscilo. Che... c'è il... beh, sì, esatto. però non è... non è un Colossal, tra virgolette. Perché, allora, anche... Vabbè, ci sta. Allora, non è che gli ogni NPC... gioco allora... deve essere il gioco più bello mai giocato. No, no, quindi... ma infatti quello è quello che cozza. Credo quello che volesse dire Karim. È che, tipo, la qualità grafica e tutto, ma anche, tipo, gli NPC, le espressioni facciali... come sono fatti? È tutto fatto troppo bene per il gioco che invece, proprio come contenuto del gioco e come gameplay, è un attimo guarda, normale. Sì, guarda, ti dico, c'è G-Man's Live, che è uno dei canali di gaming che seguo, che credo abbia fatto il titolo della sua thumbnail, della recensione del gioco, che è perfetta. Ha scritto che Dead Island 2 è il miglior gioco di zombie del 2014. Ha detto questo. E che è molto vero. Cioè, perché le come meccaniche... tipo di gioco, sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. È, proprio, cioè, è proprio vecchio. Nel senso... No, vecchio... Non vecchio come fatto, è vecchio nell'idea... L'idea, di esatto, quale sia sì. il divertimento dei videogiochi attualmente. Sì, è vero, cioè, esatto. Non è quello il divertimento no, attualmente. È tutto fatto benissimo. Tu colpisci le gambe dello zombie, poi dopo si rompe la gamba, si trascina, gli spacchi la faccia, sì, c'ha tutta la mascella rotta. Sì, ma l'animazione, se te gli rompi il braccio sì, e gli rimane attaccato, sì, lui sì, diventa sì, Sventura Missione Africa. È bellissimo. Va bene. È bellissimo. È un peccato perché... cioè, io spero bene per il terzo a questo punto, se mai lo faranno. Beh, hai visto quanti cazzi hanno avuto col secondo? Beh, vabbè, ho avuto comunque, cazzi non perché è andato era male, come vendite, sono stati credo. Spero sia andato molto bene così, sì. Appunto, c'è un... Quindi, basta poco, secondo me, per rendere un gioco veramente molto, molto... Perché la base c'è. La fisica, come uccidi gli zombie con l'elettricità, no, no, l'acido, la base è perfetta, il fuoco, secondo me. Sono sì. bellissimi. Un pochino di più... qualche guizzo in più, una trama... Anzi, più no, scusatemi, sì. Ci sarà il terzo. O comunque, vediamo per il DLC. Ah, giusto! Sì, effettivamente. Sì, non c'è... Ok. O DLC. Sì. Comunque... Spoiler. Comunque, vabbè, il contenuto un pochino sì che manca. La varietà di cose da fare. La varietà di cose da fare, sì, esatto. Perché sai, cioè, sarebbe stato figo e avere... i personaggi magari robe scriptate, un pelino meglio in alcuni casi. Entri dentro una casa e ti esplode la casa, no, quelle robe lì e muori. Sì, avrebbero potuto farlo, cioè è anche abbastanza lineare, nel senso tu puoi esplorare tutta la mappa, ma sono le mappe, cioè alcune porte sono chiuse da un fusibile, altre sono chiuse perché magari devi fare una missione secondaria, però è abbastanza lineare dove devi andare, quindi anche io mi sarei aspettato almeno dello scripting spettacolare, esatto. Invece perché co-op tu non puoi fare tutto scriptato, perché poi dopo a parte che questa è una cazzata comunque, secondo perché... me si può fare, esatto, si può fare, guarda che nelle cutscene comunque che abbiamo giocato assieme io vedevo il mio point of view, Karim vedeva il suo e immagino voi ognuno veda il vabbè, suo però fare una roba scriptata, allora considera questo: ogni volta che devi entrare in una casa o far partire qualcosa dovete essere tutti dentro il cerchio. Se vi mettete tutti dentro il cerchio e poi parte la cutscene con lo script... Ci sono i terremoti, solo all'inizio del gioco probabilmente. No, però ci sono anche dopo. Parte, però... parte il terremoto, cioè quelle cose no, però lì... con scripting non intendo cinematic. No, no, esatto, sì, ho capito cosa intendo. Cioè, però... arriva un aereo che si... ragazzi, però va sincronizzata quella roba lì. Sai dove c'era questa cosa qua? In Left 4 Dead. C'era la mappa dell'aeroporto dove tu arrivavi e c'era l'aereo che precipitava ed erano 8 giocatori. Però era ancora più assolutamente, però si può fare. Sai dove c'è su quella cosa? Su Battlefield c'è il tornado che spazza via la mappa mentre ci sono 128 giocatori che ma giocano. Anche per dire un gioco iper super scriptato, non di cinematic ma proprio mentre stai giocando, è Resident Evil 6 ed è tutto co-op, tutto dall'inizio alla fine. E cioè, quindi comunque Dead Island non è open world, è open map, no, con delle mappe abbastanza, però secondo me si può fare, visti caricamenti, come mi metteva giù
più che altro avete citato altri giochi che non avevano così tanti elementi come gli zombie che andavano gestiti. Secondo me non è così easy, perché in Battlefield c'è il tornado, tira su la gente e semplicemente risucchia le persone che ci sono. Dall'intelligenza artificiale, l'antenna quindi. Che cade, certo, però se tu devi gestire anche gli NPC, che sono gli zombie che si muovono in una certa maniera, lo zombie senza una gamba che si trascina, il fuoco, però in un mondo contenuto, cioè in una mappa contenuta, non lo so, non mi verrebbe da mettere la mano sul fuoco. Secondo me non l'hanno voluto fare semplicemente, non dico infatti. Effettivamente far cadere gli aerei, però tipo, se non mi ricordo male, un micro scripting c'è verso l'inizio, dove tu entri in una casa e ti stai per approcciare ad una porta e uno zombie spacca la porta, sì, prima che tu, ecco, quel tipo di script in League, secondo che me era nel tutorial dove non c'era multiplayer, quello ancora mi sa, ecco perché. Però non è possibile che non puoi fare una roba del genere, cioè capisco che potrebbe, come qualcuno dice in chat, un problema di engine che, essendo così complicato e così così complesso, è difficile sincronizzare le cose. Però, cazzo, un minimo. Infatti, per 7 ore che ho giocato, comprese le 2 che ho fatto con Gatto, non è successo niente, se non io che affetto zombie. Mm-hmm. Devo fermarmi e affettare il zombie. Così, oppure un camion che si sgancia da una via, si sgancia, viene giù, esplode davanti ai zombie e fa il fuoco. Secondo me fai una cazzina. Però non è impossibile farlo, semplicemente magari hanno avuto problemi con l'engine. Sì, più probabile quello. Non lo so, infatti è un po' troppo poco quello che c'è, infatti mi ha stufato subito, perché non c'è molto, però non dura neanche tantissimo, quindi... Esatto. Cioè, se sono riuscito a finire Forspoken, posso finire anche Dead Island 2, insomma. Non li metterei sullo stesso piano. Per quanto Dead Island 2 alla fine è stato... No, assolutamente. Era più perché non riuscivo... Cioè, dopo un po' ho detto non ce la farò mai a finirlo. Invece Forspoken ce l'ho fatta spingendomi. Dai, che adesso tanto c'è Redfall a 30 fps su console. Ma noi ci giochiamo su PC, quindi... Se non ha problemi tecnici, Gatto. Mo vediamo. Io sono in hype a merda. Io ho già sbagliato in modo sbagliato. E sai che non può essere. Cioè, non sarà mai bello come penso io. Ma non lo pensi neanche tu. Cioè, no, non... io sono fiducioso che sia un gioco che... quello che io voglio non è un gioco perfetto. Io voglio un gioco che abbia un loop di gameplay perfetto per me. Ok? Sì. Cioè, Assassin's Creed... E perché lo pensi di quello? È stato l'unico... Perché secondo me è un... quel tipo di sparatutto che tu puoi giocare in co-op, non MMO, in co-op e single player, con dove vai, fai la missione, c'è il mini boss, lo batti, torni indietro, prendi il reward. Forse. Forse. Anche lì hanno... Fa ridere questo perché capi... di Zelda possiamo quantomeno criticare questa componente che hanno aggiunto, che ci piace, non ci piace, tutto quello, però almeno ce l'hanno fatta vedere. Di Redfall esce dopo domani, non sappiamo ancora un cazzo. Veramente, e vedrete, domani esce. E vedrete Starfield. Beh, vabbè, Starfield... Anche quello, cioè, quello lì è il gioco di punta e deve uscire tra qualche mese. Non tra 2 anni, Beh, però lì hanno già annunciato niente. Che ci faranno un pippone della Madonna, uscirà la cosa. 2 giorni prima. Che io vorrei un gameplay... La settimana prima, dici. Io vorrei un gameplay unedited di 1 ora di Starfield. Perché io non voglio quelle presentazioni dove quindi ci sono gli sviluppatori che parlano e ti dicono c'è questa meccanica. Quello che hanno fatto di... Come si chiama il gioco, quello lì che non esiste? Day Before viene fuori uno che cammina in città. Infatti cos'è successo dopo che è uscito il gameplay di The Day Before di un quarto d'ora non editato? Che la gente ha finalmente capito il flow del gioco e ha detto mamma che spazzatura, io quello voglio. Tu mi devi far vedere 1 ora non editato del gioco per farmi vedere com'è il flow, perché ho capito. Ma qualunque gioco Bethesda, se tu lo vai a prendere così, anche i più blasonati come è vero, cioè, coso, Fallout, se vedi un'ora di ovviamente fai vedere un pezzo un'ora di Skyrim di uno che gioca come giocano nelle presentazioni in fiera, ti spari e uno dopo si fa due una secondi. Bella passeggiata
basta. No, vabbè, forse effettivamente con un gioco Bethesda è un po' difficile. Un'ora e niente. Cioè, rischi di essere nel menu a sistemare le cose. Sì, ti fai il personaggio. Vabbè, se hanno fatto i menu con l'inventario come negli altri, hai voglia di passare un'ora nel menu. Come? Io l'altra volta ogni tanto io sto giocando a qualcosa e mi poppa nel cervello una domanda che dico... Come abbiamo fatto a giocare centinaia di ore a Fallout con quella merda di menu di Pip-Boy del cazzo che era? Come abbiamo giocato anche Skyrim, Allora, merda Skyrim di è una merda, ma per me il Pip-Boy è molto peggio. E il Pip-Boy era molto peggio. Sì, per me era molto peggio. Ma anche quello di Fallout 4, che è più recente di Skyrim. Cioè, per me il Pip-Boy rimane sempre una merda. Anche perché Skyrim, che cos'hai? Io lo Skyrim l'ho dovuto giocare per forza con il pad, perché con la tastiera il menu era impossibile usare. Sì, Skyrim è molto pad-centrico come gioco. Sì, tantissimo. Era uno dei primi dove magari all'uscita nel 2011 non l'avevamo ben capito perché i menu fossero una merda, ma adesso lo sappiamo. Quando i menu sono una merda... È stato una delle prime mod che è uscito il menu meglio per Skyrim. Sì. Ma minchia, è come Dead Island 2, che tu dici... Ma come cazzo è che devo premere F3 per riparare le armi? Ah, è perché per console. No, tenere premuto F3. Ogni volta devo guardare la tastiera, porca miseria. Cosa sto aprendo? L'help dei giochi dell'amica? Cosa sto aprendo? Ma non solo, aveva altri tasti un po' strani che dovevi premere per attivare cose. Preparatevi, perché io ho anche la un X altro gioco che ho giocato questa settimana. Io adesso voglio sapere quello da 9. E la conferma, ho la conferma comunque che questo qui è l'anno dei tasti sbagliati, comunque. Sì. Volete prima sapere quello da 9? Sì, ci hai messo hype. Quello da 9 è un Metroidvania. Osteria. Va bene. Ho capito qual è, sì. Ne abbiamo si parlato. Si chiama After Image. Ah no, non ne abbiamo parlato. Che cazzo è? Che cazzo è? È un gioco cinese, After Image, e multiplayer gli ha dato 9. 9 sempre, non sempre l'ha mai per preso. Giochi che noi non giochiamo cose nuove, non facciamo esperienze diverse da quelle mainstream, vorrei dire. Io non l'avrei mai giocato, ma ho visto che gli hanno dato 9. Uh-huh. E ho detto... Lo sto vedendo per la prima volta ora, comunque. Cazzo, lo dovrò provare. Perché, cioè, anche a guardare le immagini e robe così... Cazzo, a guardare 9, le immagini... Cioè, 9... Secondo me è un gioco per cellulare, guardando le immagini, posso capisci? Permettermi. Cioè, 9 sì. Non gliel'ha dato a nessun gioco multiplayer di indie. Probabilmente. Cioè, Hollow Knight... è difficile. Hollow Knight ha 8... Ma se ne meritava anche 8. Di meno. Ah, stai zitto, scemo. Sono stato regalato. Allora l'ho provato e non mi ci sono staccato fino a mezzanotte. Quindi cazzo. Era vero, è bellissimo. Quindi è bello? No, perché crashava, giocavi sette volte per il prologo. Come gioco, è come Metroidvania, è molto carino. Però io 9 non lo capisco. Allora, è molto carino, c'ha delle meccaniche belle, ha l'equipaggiamento, trovi in giro le armi, e puoi cambiarti le armi, ogni arma... E sono un po' tipici tipo di arma, Steam, vedo in effetti. Ha anche un sistema di passive tipo gli amuleti di Hollow Knight. È molto carino. Il level design è fatto bene. Le boss fight ci stanno. Come gioco è molto carino. Ha i suoi difetti. Graficamente è osceno. Allora, capisco perché lo dici. Sai, appena l'ho aperto ho visto... Dimmi un po' se di... è la stessa cosa che penso io. Aspetta, solo guardando. Sembra, adesso ti tiro fuori una cosa molto vecchia, te lo ricordi il Mugen? Il software per il gioco di lotta, dove tu mettevi tutti i personaggi che volevi. Lei sembra un personaggio aggiunto dopo. E ti dirò di più, Karim. Ti dirò di più. Allora, quando ci sono i dialoghi, io ho mandato uno screen nel gruppo mio dei sub quando l'ho giocato, perché quando ci sono i dialoghi vengono fuori personaggi tipo dating sim, no? Con l'anteprima grossa. Sì, tipo visual novel, sì. Tu hai questo altro personaggio che ti segue, questo personaggino che ti segue, e io ho mandato questo screen dove c'eravamo il mio personaggio, il pupino che mi segue, e per terra... Un NPC
steso che era morto, no? E lo sfondo, bellissimo e tutto. I personaggi nel gioco sembrano di uno stile completamente diverso. Quello per terra non si capiva fosse una persona stesa. E a schermo le anteprime grosse dei personaggi avevano il pupino che mi segue, uno stile completamente diverso ancora, tipo pastellato, robe del genere. E il mio personaggio, uno stile anime, sgranato. L'immagine era sgranato, era. È sgranata, oh, cioè, l'immagine, scusa, puoi come se fosse... su Telegram, me la mandi adesso, su Telegram, adesso questa la cerco, immagine, la incredibile, scusa. Perché comunque lo sto guardando e bene o male non è, sì, non è, almeno delle immagini che sto vedendo io non è così grave, non così grave, ma poi ve lo mando, adesso capisco lo mando, il potenziale poi di quello che dicevo, però è proprio uno dei giochi per cellulare che... Ma l'hai letta la recensione? Sì, l'ho letta un pochino, ho guardato anche i pro e i contro e non ho visto... No, ho capito, perché magari nell'intera recensione dice sì che... Non gli puoi dare 9 comunque. No, non lo so, magari chi ha scritto la recensione è stato stupito, una certa, magari la protagonista mostra le pere, non lo sappiamo. Non c'entra, non gli dai comunque 9. Vabbè, magari una sua motivazione gli ha dato 9 per quello, ci può anche stare, insomma. Però il gioco è bello, dai. No, il gioco mi ha divertito, però in realtà è carino, c'ha i suoi difetti, però ci sta. C'è il difetto che è un Metroidvania? No, stai dicendo. Quanti attacchi ha? Ce n'è un po', cioè c'ha sempre solo l'attacco davanti, però cambi armi, cioè tu puoi equipaggiare due armi, con X ne usi una e con Y usi l'altra, no? Poi c'hai anche tipo in salto fa un altro attacco, puoi sbloccare le abilità per fare altri tipi di attacchi con l'albero delle abilità. Non è mono attacco, non è stupido, è carino il gameplay. Però gli ha dato 9. Poi dopo parliamo anche di un altro Metroidvania che è uscito questo... Pensavo volessi parlare di quello io. No, perché non penso che nessuno si sia mai azzardato a dargli neanche sopra il 6 a quel gioco lì. A Benedict Fox, che esattamente. È esclusiva? Temporale? No, è uscito nel Game Pass. Mi dici perché non è bello? Perché ho visto che le recensioni ne parlano male. Adesso te lo dico, io stavo per svenire ieri comunque. Madonna! Motion sickness in un gioco bidimensionale? No, orticaria, credo. Ah, proprio... Adesso ti dico, comunque non trovo l'immagine, poi ci guarderò. Vabbè, meglio, dopo, te la mando. Grazie. Ma allora, Benedict Fox, che lo aspettavo da un pochino perché esteticamente è molto figo, è questo Metroidvania lovecraftiano dove... Che è uno stile molto figo, tra l'altro. Che è uno stile molto, molto carino. Il protagonista, tra l'altro, è Guybrush Threepwood, palesemente. Però... sono uscite le recensioni, cioè sono uscite le recensioni su Steam, roba così, e ho detto no, erano tutte per lo più negative, terribili. Infatti, adesso vado a leggere ed erano tutti incazzati. Aspetta, non me lo dire, voglio sentire, io non le ho lette le recensioni apposta, perché ho detto magari lo provo per vedere, voglio sentire il tuo feeling, non quello che hanno scritto le recensioni. Il mio feeling era diverso da quello delle recensioni, un po'. Cioè, giocandolo non ho detto, ok, forse non hanno centrato bene il punto, perché... Ah, grazie. Ho letto il problema. Non lo voglio... Noi vogliamo sentirlo da mondi. È un Metroidvania, è la cosa più legnosa del mondo. Ti faccio solo un esempio per farti capire... com'è. È un Metroidvania, è di base un platformer, ok? E tu, se salti da fermo, fai il salto di 2 centimetri. Quindi devi prendere la rincorsa per fare i salti. Oh, in un platform, in un Metroidvania. Okay. Dove devi fare le robe svelte, saltando di piattaforma in piattaforma, anche così. No, devi saltare, andare avanti, prendere la rincorsa indietro, devi saltare. Madonna. Cioè, lui anche quando si gira, che cambi direzione, c'ha l'animazione che si gira, quindi ci mette mezz'ora per girarsi in un Metroidvania.
è terrificante. La, le recensioni dicevano che il problema principale sono i comandi, che sono sbagliati, non si possono rimappare i tasti. Ed è vero. Ti abitui a quella cosa lì, dopo un po', forse, non lo so, forse no. Perché, ti dico, Karim, hanno messo che tu schivi con l'analogico destro. Cioè, per schivare tu fai destra o sinistra. Fa il dash direttamente. Che molto, l'ho sempre trovata molto scomoda come cosa, quando l'ho implementato nei giochi. Che altro gioco? È roba vecchia, di solito. Quando volevano fare qualcosa di un po' diverso, ti mettevano le schivate con l'analogico e non con i tasti. Ed è scomodissimo. L'analogico, c'era un analogico che fa solamente movimento e l'altro che fa solamente schivate, oppure un analogico che fa solo su e giù e l'altro analogico che fa solo destra e sinistra. Hanno fatto anche queste cose qua. Poi, per dire, anche siccome hanno messo la schivata lì, tu puoi usare la pistola nel gioco. Per usare la pistola usi il grilletto sinistro, il personaggio ti si ferma e tu miri con l'analogico sinistro perché il destro serve per schivare. Oh, madonna! Quindi io ogni volta che dovevo sparare, in live la gente mi vedeva, ogni volta che dovevo sparare e schivare. Passavano quei due secondi. No, passavano quei due secondi che io dovevo star lì a pensare a come usare le dita. E quindi... Cioè, addirittura quando tu hanno messo, siccome fa schifo, ha messo che quando miri parte un bullet time per un secondo, no? Sì. Poi riparte il tempo. Solo che quel secondo ti serve solo per pensare. Quando vai per sparare è ripartito il tempo, quindi niente. Adesso vi mando comunque la foto. A proposito di controlli di merda, ieri avevo voglia di rigiocarmi Mad Max. Non so se ve lo ricordate. Era un'avventura figa. Bellissimo. Volevo giocarmela su Steam Deck. L'ho mollato dopo 6 secondi. Perché su Mad Max per saltare devi usare il grilletto sinistro. Madonna! E per rotolare il dorsale destro. Ah, che io l'ho giocato con mouse e tastiere. Grazie. Però su deck era un po' difficile. Ah, su deck, giusto. Molto bella questa immagine, Moro. Che... Sì, vedi che effettivamente... capisci? Vedi che sono tutti di uno stile diverso ed è il personaggio principale pure sgranato. È sgranato perché hanno fatto un... Succede spesso in questo tipo Secondo me l'hanno comprata da qualche parte. No, le hanno fatto il disegno, solo che il disegno ha una risoluzione e loro hanno zoomato il disegno. Banalmente. Fatecela vedere, è scomodo, non riesco. Me la riesci a mandare qui su Discord? L'hai mandata anche qui su Discord? Anche su Discord, sì. Perfetto, datemi un secondo allora. E comunque sì, quello lì era... Quello che adesso vi fa vedere è il gioco quello da 9. Ed è tutto... incoerenza grafica, ormai ce l'ho con l'incoerenza grafica. Perché nei giochi, ripeto sempre, l'importante non è la grafica tecnicamente, ma... l'estetica, e se è incoerente graficamente diventa tutto un puttanaio di merda. Direi di sì, e non funziona niente. Tra l'altro anche quello lì è uno screen, quindi naturalmente non puoi vedere, ma le animazioni sono da... erano molto dure, da... non è che sono dure, sono da free to play, sono quelle animazioni è dove un gioco per cellulare, hai un personaggio e lo fai muovere facendogli muovere le giunture da flash game. Sì. È un pochino tipo esatto. Nello sfondo gli alberi, per fargli vedere il fogliame che si muove, hanno questo effetto che si muove proprio l'immagine, no? Ci sta, cioè, anche perché ci è super indie, cioè, non mi aspetterei chissà che cosa. Infatti il problema è che gli hanno dato 9. Cioè, non è, il problema non è il gioco. Ma perché... magari nella recensione spiegava il motivo per cui non puoi spiegare nessun motivo, dai. Che cazzo. Un po' come le cam di oggi, esatto. Però era qui. Ah, Benedict Fox anche c'è un problema di animazione. Cioè, oltre a tutto, anche le animazioni facciamo anche... Cioè, tu... Ah, non vi ho detto. Allora, c'è il doppio salto. Ok. Ma? È scriptato, più o meno, tra virgolette. Nel senso che tu non hai un doppio salto, hai un rampino. Hai questo tentacolo che ti esce dal culo, perché tu hai questa entità che ti segue nel... Sì. Vabbè, ci sta... Solo che il cazzo in un Metroidvania è veramente duro da concepire il non avere il doppio salto di base. Cioè, tu in una boss fight, se sei in una pianura, non lo puoi fare il doppio salto. E magari te lo danno più avanti, sì. Solo perché che così... Metroidvania sblocchi il potere andando avanti.
Può essere, non credo, perché sarebbe inutile, visto che te lo danno già così. Solo che ti fa strano, perché se non becchi l'appiglio ti scazza tutto il movimento e non, te lo rende tutto non fluido. E skippano anche i frame, stutter e robe del genere. Quindi... Benissimo, benissimo. Già. Invece... Cioè, almeno sembra che stutter. Non so se è proprio il gioco programmato che gli mancano dei frame d'animazione o robe del genere, però quello dà l'impressione. Io ti rispondo con un GOTY da 9, vero? Dimmi. Però attenzione, è un gioco diverso dal solito, quindi... Non so se riesco a giocare. Ma come Princess Vulcano. Esatto, non so se è un gioco da noi, perché noi non giochiamo giochi diversi dai soliti giochi, ci lamentiamo sempre di tutto. Ci ha bruciato questa affermazione oggi. Sì, eccoci qua. All'inizio del podcast. Perché veramente una cazzata, perché io ho giocato venerdì, ho giocato con voi. E vorrei parlare anche un attimino di quella cosa lì, oggi. Mm-hmm. Ho giocato giovedì Shadows of Doubt. Ah, giusto. Ed è un gioco incredibile. Però hai fatto solo la storia, tu? Ho fatto la storia, poi dopo purtroppo mi si è rotto, ho fatto cose, avevo ricominciato, però ho provato solo l'inizio della modalità storia. Poi ho provato anche il sandbox, ma non mi era rimasto tempo, perché già la storia comunque aveva... Sembra molto figo. Allora, vi descrivo per chi non lo conosce che gioco è. È un gioco in voxel in prima persona, quindi tutte le persone che vedete sono fatte a cubettini e... con un'illuminazione molto figa. Un'illuminazione veramente molto molto bella. Non è RTX, però siamo sì, là. Sì, quell'effetto lì, insomma. Sì, esattamente. Il gioco è completamente generato ad ogni partita. Poi tu tranne la modalità storia. No, anche nella modalità storia puoi crearti la mappa da zero. Poi dopo la modalità storia, esatto. Esatto. Perché poi... Poi dopo, nella modalità sandbox, ti crea cose passo passo. E il figo è quello. Esatto. Che cos'è? È un gioco investigativo. Tu sei un investigatore privato che che fa il suo lavoro, giustamente, no? Deve indagare. Investighi. Nella modalità storia ha la sua storia, nella modalità sandbox invece viene tutto generato proceduralmente, tutto. Dal crimine a chi è stato, a cosa devi trovare. Io ho giocato la modalità storia, quindi magari era la cosa un po' più cesellata. Che cosa è successo? Mi hanno dato un biglietto sotto la porta dicendomi vai a trovare questa persona. Tu hai un inventario dove puoi mettere le cose con il pin, come nei film. Sì, c'è una lavagnetta con i fili. Con i fili, quelli rossi, proprio come nei film, che puoi mettere tu. Puoi fare tu i collegamenti come vuoi. Sì, sì. In questo biglietto c'era un nome. E noi non conoscevamo chi era questo nome. Però avevamo l'elenco del telefono, che ha le iniziali e il cognome. E dall'elenco del telefono tu trovi l'indirizzo. Tu esci di casa e vai all'indirizzo. Madonna. Allora io devo dire questa cosa. Al di là della città viva, ovviamente c'erano qualche glitch, le persone che si schiantavano nei muri e quant'altro. Sono stato rapinato. Oh, Madonna. C'è uno che dice, che cazzo guardi, dammi i soldi, e sono scappato via. Ho avuto la migliore esperienza della mia vita all'interno di un videogioco per quanto riguarda un ascensore. Perché sono dovuto salire all'ottavo piano di un palazzo. Tu entri dentro il palazzo, guardi dove devi andare, vai dentro l'ascensore, premi il bottone ed è uno di quegli ascensori di una volta che si chiude con la grata. E tu vedi ogni singolo piano passarti davanti con le persone che camminano. Perché di solito quando tu entri dentro un ascensore in videogioco è il caricamento. Qui no, qui era vero. Tu vedevi le singole persone, le singole case e tutto quanto. Ed è stato bellissimo. Poi bussi alla porta... E tu devi aspettare che qualcuno venga ad aprirti alla porta. Perché non è scriptato. Cioè, lui magari era in bagno e devi aspettare che esca dal bagno e venga ad aprire. Se dopo un po' non arriva, tu bussi più forte e puoi decidere di fare irruzione. Ogni tanto c'è la chiave sotto lo zerbino, ogni tanto puoi usare lockpick oppure dare la spallata alla porta per sfondarla, che però fa rumore e la gente si allarma. E poi di entri, ho trovato un cadavere e ho iniziato a trovare le impronte digitali. Ho trovato le impronte digitali sulla pistola di una persona che non era il cadavere.
E allora ho guardato le chiamate. Una delle ultime chiamate da, dal... Perché tu hai il servizio chi è, no? Come quello di una volta, che ormai non esiste più. Sì, sì. E ti diceva, l'ultimo numero che ha chiamato è stato questo. E il gioco lì ti dice, guarda, questi... Cioè, poi dopo, andando, hai trovato alcune persone. L'ultima persona che l'ha visto vivo, perché te lo dice un altro NPC. Tipo TTT. Esattamente. tu puoi andare a parlare con quelli. Hai diversi tipi di approcci. Io però quella telefonata lì per me era sospetta, perché la telefonata era all'ora del decesso. Il gioco in realtà ti dice prova ad andare al bar dove è stato, perché trovavi lo scontrino del bar che era stato con un'altra persona, potevi andare lì. Io ho detto no, vado direttamente a, tramite il tabulato a casa di questa persona qui. Entri dentro la casa e fortunatamente era la casa dell'omicida. Perché tu il gioco lo puoi approcciare da mille punti diversi, indagando, sì, sì. Oppure hai avuto uno spunto e vai lì. Poi dopo dentro la casa ho trovato un teschio, un sacco di fiammiferi per qualche motivo, e poi sono riuscito ad accedere il computer di questo assassino che aveva ricevuto via mail la commissione dell'assassino di questa persona. Giustamente, certo. E ho scoperto il nome della persona perché ho trovato il contratto d'affitto di casa sua dentro casa sua. Cioè, frugando nelle robe. E... incredibile, è veramente sì. Incredibile, ovviamente è un indie in accesso anticipato, ci esatto. Sono diversi problemi, ci mette molto a caricare e scatta anche abbastanza se non è un computer performante, sì. Però sì, devo infatti dirti a me che... l'unica cosa che ha fermato è che è in early access, mi tira anche a me. Che palle, perché anche... sembra però, fighissimo, però essendo sandbox e quindi cose a caso non è un problema. Se tu vuoi provare magari non la trama, no, ma infatti non lo è. Probabilmente, essendo in Early Access, semplicemente inseriranno interazioni nuove, azioni nuove. Ma NPC, guarda che ne puoi fare veramente, veramente sì, tante. Sì, però appunto non ha limite. È figo per quello, perché esatto. Possono veramente riempirlo di roba. Secondo me poi usciranno... Perché allora, l'unica critica che ho letto è che la parte sandbox si bugga. No, non è che si bugga, probabile, però non è quello, ma il fatto è che è un po' più limitata come, sì. come storia, e ci per forza. No, e poi capita che si bugghi, che alcune cose non possono essere risolte. Secondo me, a me si è bugata la trama principale, perché per un motivo sono stato sfrattato, mi hanno dato la chiave dell'appartamento nuovo, ma non me l'hanno data però per comunque, davvero. Comunque, secondo me usciranno anche... storie nuove, non sì. non proceduralizzate. Ma magari senso... lo può fare anche l'utenza, eh? Appunto. Appunto. Cioè, magari puoi dare tipo un seed. Esatto. Robe del genere. No, i seed ci sono già, eh? Cioè, ogni città ha il suo seed. Però magari appunto puoi creare proprio tu la trama, creare il seed e darlo esatto. in pasto a chi lo vuole giocare. Ed è fighissima come cosa... Sì, tu puoi andare in giro a parlare con ogni singola persona, chiedergli come si chiama, chiedergli le impronte, se hai visto una persona e mostrargli la foto, se ce l'hai. Sì. Hai visto questo personaggio? Sì, l'ho visto qui intorno. Madonna. È veramente figo come gioco. A me l'unica cosa che ha frenato appunto è che in Early Access ancora un pochino di bug e di problemi tecnici e robe così, però sicuramente che tutto più avanti. In ed inglese. È tutto in inglese. È tutto in inglese, sì. Quello che per un investigativo... un investigativo sì. Un po' tosta, sì. Però è tosta, sì. Ma devo dirvi, me lo sono veramente goduto così tanto che va bene. Ho fatto sì, un po' di fatica in alcuni punti perché c'è tanta roba da leggere, però è veramente un'esperienza che voglio consigliarvi. Poi uno di quei giochi che te li devi giocare un pochino ruolando l'investigatore, sì. Perché poi sei quasi obbligato. Sì, no, perché sicuramente poi lo puoi anche rompere il gioco. Però sono quei giochi che secondo me se li rompi... Ah, sono morto nel li gioco rovini. E mi sono svegliato in ospedale, ok? Cioè non fuori dall'ospedale alla GTA, dentro come l'ospedale nel letto, e potevo decidere se pagare il ticket o scappare. Sì, sì, perché puoi fare il super criminale anche. Sì. Cioè l'investigatore quello che ammazza legale tutto. Malvagio. Sì, esatto, puoi picchiare la gente. Sì, perché sì, sì. Poi purtroppo ho cercato di scappare. Lanciargli le sedie nei denti anche. Ma purtroppo ci sono le telecamere che puoi disattivare, ma alcune case hanno una minigun attaccata alla telecamera. Credo per non farti rompere troppo il gioco. Sì, per non farti rompere troppo il gioco. Io ho preso una siringa, avevo coltellato uno per scappare, per non pagare, perché non avevo soldi, ma non è andata a finire bene, ecco.
è veramente un titolo che voglio consigliarvi con tutto il cuore, perché sono queste le novità che voglio vedere nei giochi. Questo è il tipo di sandbox, esatto. Perché il sandbox deve essere fatto per essere sandbox. Esattamente. Non cioè, i giochi che ti fanno creare la storia, che è sempre la solita cosa. Voglio qualcosa di nuovo, voglio qualcosa di più innovativo. E questo, ne parlavo anche prima con Karim, i AAA non ci stanno... Zero. Si fa la stessa cosa... Arriviamo sempre a parlare di questo, sì, però, nel sì, podcast. Sì, è vero. Si fa sempre la stessa cosa, è per questo che critichiamo i giochi nuovi quando escono, perché non c'è mai... Perché sono per tutti. Troppo per tutti. Non c'è mai il gioco che dici cazzo che figata questo. E poi me ne rendo conto facendo appunto lo streamer, perché Volcano Princess non è un gioco per tutti, ma è un gioco meraviglioso. Però avevo metà della gente che ho abitualmente, perché non è per tutti. Uh-huh. E lì vedi un po' la distinzione tra chi è un problema giocare... per il lavoro, ma... No, al di là di quello. Però vedi la distinzione tra chi ama giocare e chi invece gioca. Cioè, sì. Vedi... L'amore Beh, per, però per le live gioco. No, al di là delle live in generale stavo parlando... Sì, perché lì è più intrattenimento. È un problema per il lavoro nostro. Però non la è un problema. Perché Volcano Princess non l'hai letta, ad esempio. Hai trovato quella del gioco che era un po' più... Non dico mainstream, infatti è strano che ho letto la recensione di After Image. Perché cazzo, cioè, effettivamente sì, cioè, perché, infatti l'ho aperto perché ho detto: ma perché c'è una recensione di un gioco del genere? Poi c'è una 9, ho detto boh, non so. Esatto. Però sì, il fatto è il mio problema ultimamente. Sono sempre in cerca di giochi sandbox del genere, quelli proprio che ti fanno creare una storia, appunto, come che sono di solito sono tutti giochi terrificanti come fattura. Vedi Kenshi, vedi Rimworld, è vero. Questi giochi qui che sono... Quello era quel gioco incredibile che gli hanno messo la grafica dopo, quello con i nani, Dwarf Fortress. Capì? Che sì. La, e la poi gli hanno messo la grafica. Sì, beh, rispetto a prima... Rispetto all'inizio che era un prompt dei comandi. Però cioè, sì. Per me, infatti, per me quello è sempre incredibile. Un gioco come Dwarf Fortress che... Che punta tutto aveva sul, un potere... sull'IA, esatto. Sulla... Esatto, sì. Cioè tu più che giocare vedi cosa succede. È un po' come Rimworld. Eh sì, Dwarf Fortress è il papà di Rimworld. Esatto. Vedi proprio cosa succede, è come guardare il Grande Fratello vero, no? Cioè, è figo. Cioè, anche il bello, tipo anche dei Sims, per dire, a quella logica lì. Poi dopo si è evoluto in cose diverse, però cioè, il punto è quello. Esatto. Mi piace, ultimamente cerco un sacco di questi giochi dove... sono io ad assistere a quello che succede, ma in realtà poi è una cosa che capita in tutti i giochi. Cioè io mi ricordo da piccolo, cioè da quando ero piccolo, che quando gioco un gioco tu giochi il livello di Crash Bandicoot per vedere cosa succederà facendo determinate cose, cioè sempre un assistere alle cose. Se tu una volta naturalmente, cioè lo giochi oggi, lo sai già cosa succederà. Una volta non lo sapevi, quindi te lo giocavi e vedevi cosa succedeva in questa magia della tecnologia. E oggi è più difficile meravigliarsi, però... Beh, già comunque con The Sims lì si era dato un bel boost a questo tipo di esperienza. No, ma The Sims è quel tipo di gioco lì, poi è il più accessibile tra questi. Poi anche The Sims è diventato un incubo. Un pochino sì. Infatti però speriamo è, bene, è sai cosa qui. Aspetto? Il The Sims fatto da quelli di da Crusaders. Paradox. Esatto. Ah, giusto, è vero che deve uscire. Sì. Poi vediamo. Quello che si è visto è un po' una merdina. Life on You. Visivamente è un po' una merdina, però sì, vediamo. Però ripeto, se poi il gioco me lo fai figo... Sì, e ci passiamo sopra. Sono d'accordo, esatto. Sono d'accordo, assolutamente. Boh, cioè, è quello che voglio vedere. Per questo che mi incazzo quando vedo l'ennesimo gioco sempre uguale e mi arrabbio soprattutto così tanto su Zelda, perché mi sembra un po' un fumo negli occhi, capito? Zelda potrebbe essere il gioco più bello del mondo, però loro mi stanno lanciando in faccia una meccanica che chi se ne frega rispetto al gioco che potrebbe sì, essere. Sì, perché allora non... poi... Cioè, ho ricominciato ieri Wind Waker
e puoi fare delle robe bellissime. È un'avventura, a parte che ho Sea of Thieves, quindi lì purtroppo sfondo una porta apertissima nel mio cuore, però è un'avventura vera e propria che fai qualcosa. Non c'è la meccanica, non c'è una meccanica che ti lega mani e piedi, no? È un'esperienza in grande. Poi puoi dirmi che la meccanica nuova di Zelda con l'effetto Lego ti porta avanti, ti fa avere esperienze diverse all'interno del gioco, ma è sempre la stessa meccanica, no? Alla fine della fiera ti torni a fare sempre la stessa cosa. Mm-hmm. Non so se mi sto spiegando. No, sì. Nei miei sì, dubbi. Sì, che è tutto. Cioè, un gameplay tutto fluido al gioco, insomma, non è. Sì. Non devi fermarti a fare cose diverse da quello che dovrebbe prevedere la trama, ecco. Bravo. E quando dai troppo sandbox c'è sempre il rischio che... No, ma che poi sembra poi che vogliamo solo giochi sandbox a parlare così, però in realtà... Però è anche il contrario, va bene... perché se tu mi dai troppo sandbox mi passa la voglia. Esatto, quello che ci lamentiamo sempre noi è il fatto che i giochi, soprattutto appunto i AAA, sono... per tutti. Il fatto sì. che sono per tutti vuol dire che danno un po' di tutto al giocatore, così tutti sono contenti. Però esatto. poi vai a infatti non esiste disorientare. Più un gioco senza gli elementi GDR, l'albero delle abilità. Ormai non esiste un gioco senza questa componente qui. Ma fosse quello, fosse. No, infatti, è un esempio. Ma quella banale. Non è una meccanica. Quella è però un... il cazzo, una volta diventavi più forte perché il personaggio diventava più forte, fine, non dovevi star lì a decidere però, in che modo diventava più forte. Però poi, quello lì è un elemento, cioè il problema sono sì. proprio le meccaniche, quando aggiungono sì. cose da fare, i 1000 collezionabili, le side quest che però sono lì solo per allungarti il brodo, esatto. tutte ste cazzate qua che non le fai solo perché sei... lì spento davanti il no perché console. Hai speso €70 e devi giocare per due mesi, sì, ecco, e poi non giochi per due mesi perché ti rompi i coglioni prima, esatto. Poi non è vero, perché la gente non si rompe i coglioni prima, perché di copium quello lì se lo gioca tutto quanto, poi proprio no, perché vabbè, ha speso quei €70 magari chi però... gioca un solo gioco ed è contento perché ha più contenuto. A me sta bene il fatto che ci sia tanto contenuto, però non rendermelo obbligatorio. Non, no, cioè... ma se, poi se il contenuto ha senso, cioè faccio sempre l'esempio dei Souls, cioè nel senso sì. sui Souls quando tu fai qualcosa di non principale alla trama comunque ha tutto un suo reward, cioè sì. tu quando fai una cosa secondaria ti dà una sua ricompensa utile, cioè non è mai sprecato il tempo, non ti dà il coso estetico o il collezionabile. Però c'è anche da dire che hai preso un esempio un po' blando, perché i Souls, non avendo una trama così importante... No, cioè, è vero. Adesso... Beh, ma i Dark Souls hanno una trama... Sì, no, però... Non è importante la trama di Dark Souls. Esattamente. Per il gameplay no. Esatto, a livello di gameplay non è che stai perdendo... Stai andando ad ammazzare uno. Sì, vai, sì, ammazzi solito, uno e arrivederci. Quindi non... No, quello è vero. Non è la stessa cosa del... Ah, vieni qui, fai questo, così poi dopo andiamo lì. Cioè, Dark Souls è molto... Skyrim. Sempre lì che Skyrim è il miglior gioco di sempre. Skyrim, e non... tu quando vai a fare un dungeon, alla fine trovi la ricompensa. Sì, sì, sì. Ma sì, è sempre sì. stato così. Sì, Skyrim l'ha anche complicato, tra virgolette, nel senso buono. Sì. Perché sì, non ha vero, i punti esclamativi in testa alle persone per dirti che hanno una missione secondaria. E vi ricordo che alcuni dungeon di Skyrim sono generati proceduralmente. Non credo. Anche in Redfall. Lo sono stati fatti. No, non ogni volta. Ah, quando l'hanno per creato farlo. Skyrim. Ah, vabbè. Esatto. Quando hanno fatto sì, Skyrim. Un po' si nota. Ah, okay. sì, un po' si nota perché. Alcuni sì, sono dei... Quando ne fai 20, sono tutti sì. uguali. Sì, sì, no, però, ma... non... però c'ha 11 anni, 12. Sì, sì, quindi, sì. Insomma. No, ma infatti era avanti anni luce. Io sono a metà di questo episodio di Skyrim di questo discorso. No, Skyrim sono a un decimo solo. Che è possibile che pure sia a metà di Skyrim in realtà. Questa è la roba che c'è da fare.
e che proprio sono, io sono a metà perché sono arrivato ad un momento in cui, se tutto non coincide perfettamente con quello che voglio fare in un videogioco, in quel videogioco specifico, mi ammazza tutto immediatamente, mi ammazza la voglia di continuarlo. E lo capisco un pochino. Ed è un po' un problema perché, nel senso, non è che io cioè, da amante degli sparatutto in prima persona, non è che io voglio che i Metroidvania siano sparatutto in prima persona. Intendo, se io vado in un gioco che ha una determinata che ha un genere specifico, voglio che quel gioco lì non venga cioè, che si avvicini al mio volere uno specifico tipo di Metroidvania, per dire. Cioè, è stato il mio problema con Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla, perché per la gente che magari lo vede superficialmente, Valhalla è identico agli altri due, invece è abbastanza diverso da avermelo fatto odiare dopo la prima ora e mai continuare. E quindi c'è quel problema lì che sembra, e loro dicono: ok, come possiamo cambiare un pochino Assassin's Creed Odyssey? E l'hanno cambiato nel modo che me l'ha ammazzato completamente. Quindi ci deve essere sempre la via di mezzo, la via di mezzo che non mi faccia sparare nei coglioni quando arriva lì. Infatti tra l'altro aperto un po' troppo la cosa rispetto a Origin. No, per me, per esempio, Origin era un buon punto di partenza. Odyssey è perfetto a livello di loop di gameplay, intendo. Poi ok. La trama è sempre un po' una merda, per dire. No, anche lì come si apre, cose da fare, anche Odyssey mi aveva dato forse un po' troppo rispetto a quanto avrei voluto. Che tra l'altro ho rigiocato recentemente un pochino di Assassin's Creed Origins, ok? E Dio mio, le città... Io mi ero dimenticato quanto bello fosse stare in città. Hanno fatto infatti anche il gioco dove cammini e basta, sempre da Ubisoft, quel museo che ti racconta la storia dell'Egitto, tra l'altro. Il Voyager, mi sembra si chiama, o Voyage. E mamma mia, che se non il gioco non enfatizza questa cosa, perché tu fai le missioni che sono sempre al di fuori di tutto e poi torni magari a darla. Oppure, esatto. Invece in città è incredibile stare, però non ti fa stare il gioco. Cioè, tu prendi la missione, quando la finisci te l'ha già data fatta. Quindi non serve neanche visitarla. Cioè, sembra che c'è un team di sviluppo per fare bene la città incredibile, però quel team di sviluppo, bravissimi, è bistrato e lo prendono tutti dentro Ubisoft, lo prendono tutti per il culo e sono gli sfigati del gruppo, e tratta loro hanno tutta la loro città bellissima e gli altri se la ridono a coglioni, tanto facciamo tutto il resto, noi non ce ne frega un cazzo della vostra città. E tu puoi entrare dentro i cortili, ogni tempio è diverso, con le statue, con la gente che prega, con le foglie, con il cibo. E sai perché? Perché ti devono portare a, tra virgolette, perdere tempo, a viaggiare, perché hanno fatto un mondo gigantesco e te lo devono far vedere tutto. E no, anziché il problema è che cesellare bene la trama, il problema è che non serve. Cioè, quella città ci passi di corsa, cioè proprio corri fortissimo e non vedi niente della bellezza. La dimensione delle mappe andavano bene, e la saga di Ezio, che vabbè è la più amata per Ezio dei grandi cazzi, però in realtà era open map, però una roba medio-grande. E andava bene, parlavi con la gente, entravi nei boss. Odyssey, si chiama Odyssey perché letteralmente l'Odissea, parti da un'isoletta, Itaca praticamente, esatto. Parti da un'isoletta piccolina e poi vai a sconfiggere i ciclopi, cioè proprio Odyssey. Ed è, mamma mia. E per me quella cosa, appunto, nel momento in cui vai a prendere la barca e devi andare a fanculo, è lì che mi si è rotto tutto. Proprio per quello, perché lo allungano con... Perché devo andare di là, devo andare a visitare questo, devo visitare quello. Dipende poi da te, infatti per quello dicevo che per me Odyssey è... No, infatti, esattamente, stavo dicendo quello, preferisco un'esperienza magari un po' più piccola, però più corposa, cioè non neanche corposa, semplicemente più accentrata, ecco. Sì, più fruibile, anche per me, cioè poi il fatto è che tu lì su... Odyssey, su Origin, fai il viaggio, nel mezzo del viaggio c'hai 7000 punti di interesse che ti distraggono in questo viaggio e io mi sparo nel momento che mi succede, no? Perché io ce l'ho il punto dove devo arrivare, ma tu mi dai 1000 distrazioni, io esattamente, è quello che mi sta un po' stroppiando, non so se si dice fuori dal Veneto, che mi sto ingolfando.
dei giochi di oggi, non solo Assassin's Creed ma in generale. Vabbè, Assassin's Creed è sempre l'esempio, però sì. Sì, esatto, però tu inizi il gioco, hai una bellissima intro, poi ti si apre l'open world, e quando ti si apre l'open world ti si apre anche la miriade di punti di interesse e le cose da fare, e io vengo praticamente inondato da questa sensazione del cazzo, e adesso cosa faccio prima? Perché tu vorresti andare avanti di trama, però andare avanti di trama poi dopo ti perdi qualcosa, ma allora vuoi andare a visitare quello, e quando vai a visitare quello però magari non è allo stesso livello di un'altra cosa, e mi sento veramente schiacciato. A proposito di questo, vi parlo dell'ultimo gioco che ho giocato questa settimana, uh-huh. appunto, che è Honkai Star Rail, il nuovo gioco di quelli di Genshin Impact. Ok, non ne so niente. È praticamente un JRPG classico, Honkai Star Rail. Okay, Honkai con l'H, Honkai. Sì, è un JRPG a turni, okay. Con le stesse identiche meccaniche di Genshin per quanto riguarda... Sempre un gacha, per quanto riguarda i personaggi e tutto quanto, ok? E mi sta piaciucchiando abbastanza... alla fattura di Genshin, più o meno, un pochino meno, perché Genshin da quel punto di vista lì, per quanto riguarda particolari robe del genere, non so come abbiano fatto a cacarlo fuori così fatto bene, okay. Questo qui un pochino di meno, però non essendo open world, no, essendo più un JRPG classico, quindi non è open world, c'hai le missioni con... questi corridoioni con delle diramazioni dove ci sono dei boss segreti un po' più difficili, proprio così, molto carino. Per ricollegarmi al discorso di prima, il fatto che lo sto apprezzando è anche per il fatto che è fresco, visto che è appena uscito, e non è ancora pieno zeppo di attività secondarie. Per farvi un esempio, no, su Genshin Impact, giocarlo oggi... hai un fottio di robe in più, cioè hai il gioco di carte, le attività multiplayer ammesso, mi pare, poi devi, ci sono appunto tutte le daily quest, le secondarie, cose così che ti si accumulano e robe del genere, ed è soffocante. Cioè, sì, poi è il problema fare, degli sì. Cioè, poi è Genshin Impact, ma è un problema degli MMO in generale, che se li becchi dopo un po' dalla loro uscita, molti hanno un sacco di attività, cioè per dire, su World of Warcraft puoi giocare a Pokémon. Sì. Sono tutte quelle cose, però sono secondarie, cose un po' che... secondarie, quindi no, World of Warcraft, sono secondarie, diciamo, ancora oggi ti prende un po' dall'inizio, sono... no, non mi dà lo stesso effetto World no, of Warcraft. Non era un esempio che sapevo questa roba, okay. Di Pokémon, ma non l'ho neanche praticamente mai giocato, sì. In World of Warcraft, quindi non ti so dire, però è un problema che c'è in molti giochi game as a service o roba del genere, è vero, che tu, è vero, se non ci stai dietro tutti i giorni, tutto il giorno a con tutte le novità, è un attimo perdere un attimo il ritmo e ti spari, non sai più dove sbattere la testa una certa. Poi puoi dire, vabbè, basta, fai solo la missione principale. No, ma è proprio una cosa mentale. Quella è una cosa bella, ma non sempre vera, perché ad esempio ci sono giochi che se tu fai solo la missione principale è impossibile finirli, perché sei totalmente under level. Su Genshin probabilmente no, sì, in generale, però... è un discorso generale. E per me è come il gioco ti dà questi elementi. Faccio due esempi. Prendo Assassin's Creed Odyssey e prendo Alex 2, mm-hmm. O Alex 1 anche solo. Sono entrambi open world, ok? Però Assassin's Creed Odyssey inizia in un'isola molto piccola, che è un tutorial nascostissimo di come saranno tutte le isole che andrai a visitare. Cioè avrai la quest principale, uh-huh. Le quest secondarie e vari punti interrogativi che saranno tesori, mini boss, mini dungeon, una cittadina, anche solo un avamposto nemico da liberare, okay. Insomma, in un'isola piccolina, sì. E poi fai la stessa cosa ma è più nelle isole giganti, okay. Quindi lui non ti imbocca tutto. Tu hai la missione principale, poi ti dice di prendere una missione secondaria e poi hai dei punti interrogativi che tu dici che saranno, vai a vedere
E sono vicini. Io a Assassin's Creed Odyssey non ho mai usato una cavalcatura, l'ho tutto fatto a piedi, perché ce ne sono talmente tanti di punti di interesse, esatto, che ci vai correndo, okay? E quindi lui ti imbocca piano piano quello che farai, poi tu arrivi nell'isola più grande, ma non è che ti catapulta in mezzo ad un mondo infinito. Hai la tua isola ed è diviso per livelli, quindi tu, anche volendo esplorare isole più avanzate, hai i nemici che ti mangiano vivo e quindi tu devi comunque fare alcune isole del tuo livello. E quindi è una progressione abbastanza lineare di un open world gigantesco, ok? Uh-huh. Alex inizia che tu proprio fai il prologo, poi quando ti lascia un po' più libero, tu apri il log delle quest e ne hai già 27. Hai la quest principale... E cioè, ti dice, hai la quest principale che è salva il mondo. Letteralmente ti dice, sì, salva il mondo. Che però è quella che tu farai alla fine. Quindi tu, quando tu la selezioni, non ti dà neanche un punto di interesse. Perché la quest finisce il gioco. Esatto. Poi la quest finisce il gioco è, parla con quello che è il capo della tribù 1, della tribù 2, della tribù 3. Parla con tua moglie, parla con tuo figlio. Vai a prendere... E queste sono le principali. E poi ci sono le altre che sono quelle del mondo, tipo... Serve un fabbro per questa città. Lo clicchi e non ti dà nessun punto di interesse, perché lo troverai andando avanti. Quindi tu lì si inizi dopo un'ora che già non hai capito un cazzo di quello, no, che devi fare. Ed è completamente... Vabbè, quello è proprio un problema di... No, però la cosa dell'essere overwhelmed, esatto, e soverchiato, sì, delle cose, dipende dal gioco come te le dà, perché Odyssey è 500.000 volte più grande di Alex, ma te lo dà, te lo imbocca molto più lentamente e quindi te lo godi molto di più, ok? Uh-huh. Quindi ma Alex dipende... non è online? No, Alex, no, Alex è Gothic nel futuro. Mi confondevo con qualcos'altro allora. Quindi dipende da te poi come riesci ad approcciare... te lo devi autogestire, però. Esattamente. È per quello che ho tanta paura per Zelda, perché il primo Breath of the Wild è stata un'esperienza per tutti, nel senso che tu eri che nel Breath mondo... of the Wild più o meno è così, sì, devi sconfiggere Ganon, esatto, puoi fare questo, punto. Sì. E pregi, difetti, ok. E lo abbiamo fatto tutti. Mm-hmm. È il seguito che mi preoccupa tanto, perché sei di nuovo lì e sai già un po' com'è la meccanica, e questa è la cosa che mi sta preoccupando di più in assoluto di Zelda, perché se non hanno cambiato in maniera importante la struttura, appunto, di sacrari, dungeon e cose in generale da fare, io, avendo già avuto quell'esperienza lì, so già cosa devo fare. Quindi banalmente so già che adesso devo andare in un sacrario, decidere se prendermi un quarto di cuore oppure un quarto di pezzettino di stamina, devo andare a raccogliere la roba da mangiare, devo andare a raccogliere i sassi, devo andare a raccogliere il legno, perché già inconsciamente è tutta roba che ho già fatto, ho avuto semplicemente è come se stessi facendo New Game Plus. Beh, tecnicamente doveva essere un DLC all'inizio. Bravo, quindi... ed è pesante questa cosa qui. Io la trovo personalmente molto pesante. Però non, i sacrari ancora non hanno fatto vedere niente. Non hanno fatto vedere. Io confido che... Quello il discorso. Era il motivo per cui io sono molto la tua paura, preoccupato. Un tuo dubbio. Esattamente, sì, sì, sì. Perché stanno mettendo il focus su roba che non è quella che avrei voluto sentire. Esatto, sì, sì. E gli ultimi 5 minuti vorrei parlare di Ant Showdown. Vabbè. Vai! Allora, Karim non lo giocava da... Da tanto, almeno da, cioè, sei qualche ore, anno. Sei ore tutte fatte al lancio. Quindi... Okay. Io e Moro invece ci abbiamo giocato di più, Moro ci ha giocato più di tutti. Io voglio tornare a dire anche questo. Credo che attualmente sia uno dei giochi online più belli che possiamo giocare. Di quel genere lì, cioè nel genere FPS... Allora, arena, è un genere che purtroppo non esiste effettivamente. Ha, come ha tre giochi quel genere, che sarebbe PvE, PvP. Sì. PvE, PvP. Sì. Che PvE, sarebbe... PvP, sì. Okay. PvE, ce PvP. Ne ha pochi e diciamo che ha poca concorrenza, tipo The Cycle, che mi sembra che sia anche già mezzo morto. E Tarkov è l'altro, anche se è molto diverso. Più o meno. Però, beh, sì. La struttura del gioco quella è, però. Sì.
Sì, meno, sempre un extraction shooter. Sì. Sì, però questo non è punitivo come Tarkov, insomma. No, no, la Marauders anche, però sì, sono la struttura, è molto carino. La struttura è quella lì, però naturalmente il gioco anch'io lo trovo molto più accessibile. Però io non so perché non lo vedo come un gioco di estrazione. È un gioco di caccia, è esatto. Più Monster Hunter. Da proprio, esattamente, è molto Monster Hunter, però con altri cacciatori che vogliono la tua stessa preda. Mm-hmm. È molto figa questa. Beh, poi dopo l'estrazione comunque c'è. Sì. È bello. Il bello, perché noi poi ogni volta che lo riprendiamo arriva sempre un pochino la parte di Burnout, perché purtroppo ha i suoi grossi difetti, che sono il team di sviluppo che... Cosa sta facendo oggi Crytek? Non lo so, ma non lo so neanche se è di Crytek. Sì, sì, sì. Usa il motore. No, è di Crytek. Usa il Cray Engine perché è di Crytek. I problemi principali sono quello, sì, che sì. Non lo sfruttano a dovere il gioco, perché... Non se lo cagano proprio, esatto. Ed è un bel problema, perché ogni volta che lo riprendiamo, dopo un po' comunque anche noi ci stufiamo per un pochino e poi ci ritorniamo sempre. Per la mancanza di contenuto, perché manca è il suo più grande difetto. In un gioco online, tra l'altro, è il peggior difetto che tu gli possa dare, manca il contenuto. Sì. Perché poi, ripeto, gli hanno aggiunto due mappe, solo che tu, gatto, neanche te ne eri accorto. No, io pensavo una perché, sola. Sì. Perché sono uguali. Sono uguali, ma con gli edifici spostati, o comunque degli edifici nuovi, però la mappa quella è... hanno aggiunto due boss da quando Karim non lo giocava, quindi ce ne sono quattro. Pensa. Sì, ce ne sono quattro. Sta facendo la fine di Evolve. Che non hanno aggiunto un cazzo. Però il gioco è talmente bello, a differenza di Evolve, che continua ad essere giocato. Certo. Grazie però, è un problema questo. Cioè, dovrebbe essere di più. Dovrebbe spaccare tutto. Invece non se lo caga nessuno. Cioè, non è vero che... lo giocano gli appassionati. Ma ha fatto la fine di Fall Guys. Nessuno lo conosce quasi più. Il problema è anche che è a pagamento il gioco. Vabbè, però se li merita. Quanto costa? 30 euro? Se li merita, certo, però non è comunque, cioè non è che non dovrebbe 40. Essere a pagamento, è che se non lo fosse probabilmente avrebbe tutto un altro tipo di successo, magari, non lo so, Per me avrebbe anche tutta un'altra qualità se fosse free to play. Secondo me no, perché per quanto ci lavora un poco, sai che... C'è anche da dire che è parecchio parecchio pesante per giocatori nuovi, chi non l'ha mai giocato. Giochi a The Hunt, in realtà ti parte con un tutorial, ti fa partire... No, non è quello il problema. Per me il problema più grande, quando l'ho riaperto l'altra volta, è stato il menu. Ma sai perché? Ha 170.000 menu. Ma tu avevi già avevi già giocato, quindi il gioco credo si sia mezzo incastrato e quindi ti ha sparato in faccia tutta la roba che avevi sbloccato, però ti ha resettato i livelli. No, certo. In più, tu vieni buttato nella mappa ed è una mappa tostissima da capire all'inizio. Sì, cioè, sembra che stai sbagliando tutto quello che stai facendo. È un po' come Tarkov. C'è il tutorial che ti fa fare. No, ma non è un problema. Cioè, ho capito quello che vuol dire Karim. Senza giocatori. Ma non è un problema quello lì, secondo me. Però, cioè, capisco quello che dice Karim, però la gente tanto comunque li gioca i video. Allora, è vero che ti può frenare questa cosa qui, però la gente gioca giochi molto più... Sì, no, certo. E difficili da digerire inizialmente, quindi... Allora, è verissimo però che i menu fanno cagare, abbastanza. Tantissimo. No, non è che fanno cagare, che hanno aggiunto roba, hanno aggiunto continuamente delle pezze. C'è un po' di confusione. Sai cos'è una cosa che gli sviluppatori sottovalutano con i menu? I colori. Sì. Cioè, sì, se tu non mi dai un input visivo, Hunt è sfondo nero, tutto bianco, le scritte, le immagini, le carte sono tutte bianche. Cioè, proprio tutto molto... È come chi soffre di dislessia. Se tu soffri di... Non so se c'è quella per la grafica, a livello grafico. Sì. Tu vedi la striscia di abilità di carte che sono un intero disegno tutto unito. Se non stai attento e capisci che sono varie cose. Disegni bellissimi. Sì, però sono disegni in linea bianca su una carta piccola. Sì. Dici,
non riesco. Se, si se non impasta sto, la vista. Esatto, se non sto fermo su una carta, non capisco neanche cosa ci sia disegnato sopra. Questo per tutti i menu. Ma quindi pensa, io non l'ho ripreso dopo tanto tempo e non sapevo che ci fosse l'italiano. Proprio perché non ho navigato, ho giocato in inglese per ore io. Vabbè, non è neanche troppo importante la lingua. No, certo, però, sì, però aiuta, quello aiuta sì, un sì, pochino sì, almeno. Però è che per... se tu non ti viene voglia di aprirli i menu, perché sono proprio delle sottocartelle di Excel. È veramente sì, come aprire un file Excel di qualcuno, sì, che non sei sì, tu. Se lo apri e dici, oh madonna, che è sta roba? Non puoi sapere, perché, perché tocchi, selezioni cose che non volevi, non dovevi, è tutto un disastro. Però appunto anche giocandolo venerdì sera c'è cioè una cosa ma perché cioè la cosa su cui vince tanto è che i gunfight sono incredibili, sono bellissimi, cioè proprio studi il nemico, se vai in copertura ci sono questi duelli di frontiera tra un team e l'altro che sono veramente fighi. È vero, è vero. Devi fare le tattiche, vai a farti il mostro e lo prendi subito nel culo, perché non devi andare a fare il mostro, devi andare lì, camperare, aspetti che arriva un altro, fa il mostro e poi lo riempi di botte. Però c'è un terzo che stava aspettando. Sicuramente, e ti fai il sandwich, ti fai... Però sono robe fighe, poi non ci sono molti giocatori nella mappa, cioè sono quattro team al massimo. Che quello non è male. No, sono 16 giocatori massimo. Sei sicuro? Quindi... L'ha detto? Ok. Sì, dovrebbero essere 16 giocatori, quindi non sono in 4 team, ho detto una cazzata, perché poi dipende da se sono team in doppio o in sì, singolo, perché poi puoi fare anche le partite solo contro team contro da 3, se giochi in 3, tutte queste cose qua. Però mi pare siano 16, non vorrei dire una cazzata, ma ho sempre quasi saputo. Ma mi pareva che fosse saputo una cosa che girava, ma non confermata. Può anche essere. Perché allora, tu non sai chi c'è nella mappa. Sono 12, dicono mi 12. Pare. Quindi era, okay, avevo forse ragione con i quattro team allora. Che quella è una cosa buona, perché anche se i giocatori calano drasticamente, comunque una partita la trovi, anzi credo che un gioco... Ho trovato i server vuoti, eh? Appunto, con Ant può funzionare anche se ci sono tre giocatori nella mappa. Funziona, sì, perché l'obiettivo è lo stesso. Sì. Non dovete fare cose diverse, quindi prima o poi vi beccherete in qualche modo. Esatto. Ed è ottima come cosa. Marauders è uguale, anche Tarkov è uguale, nel senso, anche se ci sono pochi giocatori, bene o male... Sì, su Tarkov addirittura puoi entrare... su Tarkov, però appunto, che non c'è un obiettivo, magari non incontri nessuno, o magari cioè, cambia quella cosa lì. Invece su Ant, essendoci l'obiettivo... ti va proprio a far incontrare con l'altra gente, esatto, lì, ed è fighissima quella cosa lì. Poi le partite non poi sono neanche così frustranti. Poi ti dà anche elementi, perché ad esempio c'è il come si chiama, quello che devi raccogliere, l'indizio sì, diventa rosso se c'è un altro giocatore, l'indicatore del boss cambia se c'è un altro giocatore o se qualcuno lo sta combattendo, quindi... A differenza di Tarkov... Cose che nessuno ti spiega, tra l'altro, quelle cose lì, quindi... Zero, assolutamente. Però a differenza di Tarkov, riesci magari a gestirti un po' meglio anche gli altri, ecco. Vabbè, sicuramente più, sì, più fruibile di un Tarkov. Tra l'altro, a proposito, chiedo alla chat più che altro, ma Vigor su PC deve uscire o mi sparo? Così, chiedo... Perché, perché lo vuoi giocare? Vigor, cos'era? Quello sì, survival? No, sì. Vigor è un extractor in terza persona, okay, con il base building a parte, nel senso che c'hai la tua base che poi evolve, ma quello c'è anche in Tarkov. Sì, era la parte gestionale fuori dal gioco. Sì, ma era un'esclusiva sì, Xbox quella roba. Non lì, no? Esce sì, su PC mai, per mai da nessuna parte. Perché era, io l'ho giocato, il problema era che è un gioco di quelli un po' hardcore che, se non mi ricordo male, almeno... Io ho avuto problemi, non aveva l'aiuto della mira, l'aim assist non ce l'aveva, quindi o sei un campione o non fai un cazzo, e io mi sono trovato malissimo perché non sono abituato a sparare con il joypad, e quindi mamma mia, esclusiva se... console E niente, perché era molto carino. Ah no, c'è anche su PlayStation, era... ok, però console. Ah sì, perché era esclusiva proprio console. Non c'è anche su Switch? Vorrei dire una cazzata, aspetta. Però sì, sono quei giochi c'è, che sono... C'è su Switch! Giocalo lì, no? E non su PC! Oh.
E quindi, che poi è un po' un gioco fatto per PC, quello, come Tarkov. Sì, niente, esatto, oh, basta queste cazzate degli FPS esclusivi su console, ma andate a fanculo, cretini. Io ancora devo giocarmi Call of Duty 3, te lo giochi, che l'hanno fatto solo per Xbox. No, così ti abitui ai Joy-Con per Zelda, vai, una settimana per... Benissimo, così mi spacco, cioè ho le dita poi tutte al contrario. Ma se controlli il movimento... Come Splatoon. Mamma mia, dici, la prima cosa che Vigor? Disattivo. Ma su... secondo me l'hanno messo un po' dappertutto su Switch, non vedo perché non farlo. Quindi. Io l'ho, comunque ero diventato un pro a tirare frecce in Zelda, con il controllo. Ma non pare che il controllo in movimento, se ci pensi, è una killer app, mica da ridere, per i facevo controlli. Gli headshot da lontanissimo. Disattivo appena avvio il gioco. Perché sei uno scemo. Perché no, sei proprio sono, scemo. Sono, da quel punto di vista, un sono maledetto. Boomerissimo io, non ce la faccio. No, il queste tecnologie di nuove, sti stronzi. Da quella cosa in più... Che quando non ce l'hai la senti, quando devi mirare con il pad. Sai che forse su Zelda lo usavo su anche, Zelda però. Io l'ho usato tantissimo. Tantissimo, sì, anche io. Anche su Splatoon, su Splatoon ti devi prendere un po' di su più. Steam perché Deck, su Steam Deck c'è la mira con il controllo di movimento su Doom, tipo. Non l'ho provato, Doom, effettivamente. Però, non l'ho provato, però... Spectral Void, me lo consigli Zero Sievert? Scusa, perché Zero Sievert l'avevo giocato io, sai? È bello? Avevo giocato la come demo dicono? Quando c'era il demo fest su Steam. Era molto carino, non so quanto... Tipo, è letteralmente Tarkov single con quella grafica lì... Sì, single player, con quella grafica lì pixel art sì, dall'alto. Pixel art. Sì, sì, sì. Sembrava era, interessante. Era carino, sai? Era molto carino, era. Ok. Allora, ci do un'occhiata più approfondita, allora. Perché l'ho visto, ma ho detto... Sembra figo, però tutti single ne parlano player, cioè in realtà è anche co-op, volendo. Ok. È anche co-op, molto, sembrava molto carino. Insomma. Abbiamo in chiusura? Cosa mangiate oggi? Karim, stai zitto, non te lo chiedo neanche. Non lo so. Io merda perché domani inizio la dieta, quindi oggi mi sfondo. E domani... Ah, ok. Merda in quel senso. Sì. Io mi farò un risotto con i funghi oggi. E per me, guarda, che quello lì diventerà merda per me, cioè, quindi potrebbe essere... È tutto diventerà merda dopo che lo mangi. No, nel senso che, scusa, mi sono spiegato decisamente molto male, ti chiedo scusa, diventerà una roba troppo per il piano alimentare. Il risotto coi funghi? Sì. È possibile. Ma non ha calorie, cioè non ha calorie però, i funghi. Però adesso, guarda, adesso dovrò, guarda, la dieta di domani. Il riso è da pompati, eh. Il riso, sì, il riso dipende come lo il risotto però, ci va il burro. Esatto, tutto, lo devi mantecare. Oppure prendi il riso e ci butti dei funghi sopra. Che paura, ce l'ho, che paura. Ho portato il risotto? Mi ha portato quanto è alto il volume di là? Domani mattina albume. 160 grammi. Ammazza come Rocky? Sì. Bellissimo. E con farina d'avena. Quindi ci sarà un pancake fatto di albume, farina d'avena e un po' di marmellata. Certo, ma prima o poi dobbiamo morire tutti, non c'è bisogno di poi, morire poi tristi. Poi uno spuntino, una mela, e delle proteine e 10 grammi di mandorle o noci. E niente, 10 mandorle. Cioè 10... Io quando ho fatto la dieta mangiavo le mandorle e mi volevo ammazzare perché era troppo poco. È la merenda però, non è il pranzo. Poi sì, a pranzo 80 grammi di pasta integrale con ricotta e spinaci. Beh, vabbè, dai. Poi un'altra mangio una banana, altre mandorle e a cena invece riso con gli asparagi. Buono anche quello, non è male. Non mantecato come quello di Moro. Ovviamente. No, io sto cercando di ridurre la quantità di carne. Il problema è che tutte le altre cose che non sono carne, a parte pasta e panificati, frutta e verdura... Uh-huh. Se ne mangio 6 kg non mi sazia. È vero. Ma non deve. Sta lì. E come faccio? Ma in realtà io ridurrei la quantità di carne. Stomaco. Il problema è che a me piace la bisteccona. Solo che non posso mangiare 100 grammi di bisteccona. Grammi, cioè non posso mangiare 10 grammi di quella bisteccona lì. Perché se no, se tu prendi la carne già più piccola, sono quei pezzi, quei tagli di carne che non dici, vabbè, lo mangi, però sono delle sottili. Io vorrei invece 10 grammi di fiorentina. Dovrebbero vendere questo nel supermercato, così compro direttamente quello, è buona. Ti dà solo la silhouette della... Sì, esatto. Sì, però niente, la mangi, senza neanche l'osso. Ti danno... Cioè, se vuoi 10 grammi alta come una fiorentina, 100... è un triangolino. Allora, 100 grammi di fiorentina. Posso avere solamente 100 grammi di fiorentina?
o vado avanti a filetti, non lo so, è che quelli costano tanti soldi. Dici che se vai dal macellaio gli dici dammi, tagliami una punta di quella fiorentina della fa, non so. Alla fine vendono, scusa, alla fine vendono la Kobe nei supermercati, vendono il quadratino così. Madonna, la Kobe nei supermercati sono 20 grammi di 4 cubi grandi così. Sì, esatto. Vivo di quello, dopo un mese sono in bancarotta. Accendi però il barbecue gigante per mettere questo cubettino lì. Solo per l'odore. Che cade dentro il buco. Nel fuoco, tipo, no, no, è tutto bruciato. Lo mangio lo stesso. Metto la mano sotto, con le lacrime, oh no, inizia sempre così la dieta alla fine, tanto. Sì, sì, sì. Vabbè. Per fai degli involtini, non posso mangiare il formaggio, non può arrotolare la carne nella no dieta. Ma però non vale. È che mi sta sul cazzo le fettine, perché non sono buone quanto la fiorentina, anche se ne potessi mangiare meno. Vorrei un etto di fiorentina e basta, anziché non mangio un chilo ma un etto. E che mangio, vado di filetto. Sono abituati a mangiare tanto, effettivamente. Quello è un problema. Vabbè. A posto. Va bene. Andiamo? Siamo. Vi salutiamo. Sì. Vediamo, c'è qualcuno in live? Vediamo se c'è qualcuno in live. Che vi mandiamo da qualcuno in live. Ho fatto il suono di Minecraft, guarda. Hai fatto così, hai fatto? Bello, bello. C'è Enrico. Vi mando da Enrico, allora. Ah, dai, salutate Enrico. E diciamo, quindi, ciao. Cos'è? Sì. Diciamo ciao. Diciamo ciao. Diciamo ciao. Diciamo ciao. Le gambe si sono aggiustate comunque a fine live, eh? Sì, proprio gli ultimi 20 minuti. Sì. Va bene.